Piaget. Bene, allora buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti ai nostri ospiti. Noi avremo, mi dicono dalla regia, mi sentite? Fino alle dottoressa Conte? Meno un quarto. Bene, buongiorno, meno un quarto. Hashtag Europa, giornata diciamo forse drammaticamente più appropriata, non poteva accadere da un punto di vista giornalistico, perché quello che è accaduto questa notte, di cui ovviamente a un certo punto parleremo, dell'attacco degli Stati Uniti, della Francia e della Gran Bretagna alla Siria, ci impone una riflessione da italiani, da europei, e avendo qui l'occasione, lo saluto e lo ringrazio subito, di avere Franco Frattini, due volte ministro degli esteri, un curriculum lunghissimo nel corpo dello Stato, commissario europeo per la giustizia, sicurezza e libertà, vicepresidente della Commissione europea, presidente della sezione del Consiglio di Stato, quindi insomma con lui persona più adatta per ragionare e discutere dei temi dell'Italia, dell'Europa e di quello che avviene nel mondo. Beatrice Covassi, che è la capo rappresentanza in Italia della Commissione europea, una sorta di ambasciatrice della Commissione e di Juncker, del temibilissimo per qualcuno Juncker, buongiorno, e la collega del Sole 24 Ore, Adriana Ceretelli, storica corrispondente da Bruxelles del quotidiano Sole 24 Ore. Allora, da dove partire? Io vorrei partire da questo, per una volta da una considerazione, da un'idea che mi sono fatto in tutti questi anni, seguendo e raccontando un po' sia nell'irriverente programma La Zanzara, sia nel molto più autorevole contenitore della Sette in Onda, le questioni dell'Europa. Parto da lei, Frattini, con questa considerazione e poi andiamo alla Siria. Credo, mi sono fatto questa idea, mi dica se sbaglio, l'antieuropeismo, che poi ha avuto diverse declinazioni anche nelle ultime elezioni europee con la nascita di movimenti sovranisti, nazionalisti, non soltanto in Italia ma anche in altri paesi, forse è anche frutto è stato proprio partorito da tutti i governi che in questi anni hanno in qualche modo, chi più e chi meno, scaricato le politiche più, come l'austerity, le politiche più di rigore, dicendo ecco, ce lo chiede l'Europa. Cioè non c'è stato un atto di responsabilità dei diversi governi nel dire abbiamo il bilancio dello Stato, parliamo di noi, lasciamo stare il caso greco, dove appunto anche il signor Tsipras a un certo punto ha dovuto fregarsene del referendum, cacciare il signor Varoufakis e accettare le condizioni della troica dell'Europa, perché era più pericoloso tornare alla dracma piuttosto che... Ma l'antieuropeismo che conosciamo oggi, credo, le chiedo, è anche forse frutto delle politiche dei governi europei che nel corso degli anni hanno detto noi non vorremmo fare questo, ma è l'Europa che ce lo chiede. Secondo punto, e così mi risponde. Noi abbiamo un'Unione Europea che ha sostanzialmente 500 milioni di abitanti, quindi un grandissimo mercato di potenziali consumatori, una moneta unica e una burocrazia che, badate, spesso si dice l'Europa quanto ci costa. Sapete quanti sono i cosiddetti burocrati di Bruxelles? Sono 55.000 persone, 55.000 per 500 milioni di cittadini. Il Comune di Roma sapete quanti burocrati ha? E le buche diciamo sono ancora lì a urlare vendetta? 62.000 dipendenti il Comune di Roma, 25.000 i dipendenti direttamente comunali, 37.000 quelli delle partecipate. Tutto questo però non emerge, perché? Sono stato un po' lungo però... Sono due temi assolutamente chiave. Allora, la prima questione, è sicuramente vero che i governi nazionali tendono a dire... Quando c'è un gran risultato è merito mio, quando ci sono problemi è colpa di qualcun altro e in particolare è colpa dell'Europa. E quando non c'è leadership sufficiente, forza politica sufficiente per fare alcune cose che si dovrebbero oggettivamente fare, non perché hanno colore politico, ma perché servono ad un paese,
per rafforzarsi un pochino ci si mette sotto l'ombrello dell'Europa e si dice, beh, questo lo chiede l'Europa. In qualche caso è anche vero che l'Europa lo chiede, non è sempre per nascondersi dietro all'Europa per incapacità politica a casa, perché oggettivamente quanto più noi cerchiamo di integrare i meccanismi di governance, tanto più dobbiamo accettare il principio che da Bruxelles ci vengano chieste delle cose per uniformare almeno in parte i nostri comportamenti. Che questo crei l'antieuropeismo, la reazione, ma francamente in alcuni casi è vero, ma in altri casi sono altre cose che purtroppo l'Europa fa davvero, non sono schermi, non sono invenzioni. Io faccio soltanto tre titoli, poi ne parleremo magari. Sì. Parleremo della politica migratoria. Beh, insomma, è francamente difficile per un paese come l'Italia e per milioni di persone che vivono nel meridione d'Italia dinanzi a un flusso apparentemente inarrestabile di immigrazione sentire che l'Europa, come dire, discute lungamente e nulla fa, alla fine dà l'impressione di lasciar sola l'Italia, anche se poi iniziano delle procedure, qualcosa accade. Che cosa manca? Manca la percezione di una forte volontà politica dell'Europa di sostenere l'Italia. Questo ha determinato una reazione sicuramente negativa. Altro titolo, alcune politiche dell'Europa che oggettivamente sembrano danneggiare il nostro paese. In alcuni casi è vero, in altri casi non è vero. Voglio dire, alla fine, in molti casi c'è una percezione che qualcosa l'Europa stia facendo di sbagliato contro di noi. E credetemi, la percezione ha un elemento fondamentale sull'orientamento, perché quando il ministro degli interni, che a mio avviso in Italia ha fatto un eccellente lavoro, Ministro Minniti, ci dice... Ecco le larghe intese. Per carità. Ci dice, mai come oggi la criminalità è calata. Ma la gente non ha la percezione che la criminalità sia calata. La gente ha votato o non votato, o votato in un certo modo, anche per una percezione di paura e di insicurezza. Quindi da molto tempo, io parlai di questo da commissario europeo, l'Unione Europea, la Commissione Europea sta puntando molto di più nel recente passato, ma ha sempre avuto una difficoltà di far percepire i fenomeni, perché quello che lei diceva di dati, di cifre, di cose reali, la gente non lo sa, ma anche se io lo sapessi, io rimarrei convinto che quei funzionari di Bruxelles che si sono messi in testa di ridurre gli ambiti della cacciabilità del tonno quando poi autorizzano i giapponesi a cacciare nel Mediterraneo allargato, vaglielo spiegare ai pescatori siciliani del tonno che hanno problemi, che questo è nell'interesse generale. Non lo capiscono, pensano di essere danneggiati. Quindi la mia risposta è, deriva moltissimo da una deficit che riesce a cambiare le percezioni. Ancora non ci siamo arrivati, perché se ne stiamo parlando vuol dire che la percezione è di un'Europa che non fa in molti casi l'interesse, per quanto riguarda l'Italia, dei cittadini italiani e così via. Il secondo punto è evidente, insomma, la costruzione europea, o noi la vogliamo come costruzione politica, oppure
possiamo moltiplicare tutte le procedure, tutte le iniziative che vogliamo, ma se non c'è una capacità di governance politica forte e guidata da una leadership che, mi permetto di anticipare la mia profonda delusione, non vedo adesso in Europa, è un problema forte di leadership. Se noi non abbiamo questa forte leadership politica, è inutile parlare di rimettere procedure, di migliorare, di cambiare, perché la gente si sentirà comunque nelle mani di un meccanismo complicato e burocratico. Ma quindi secondo lei il ticket Ruspa più Vaffa, cioè Di Maio più Salvini, sì, possono, Ruspa più Vaffa, così sì, per semplificare, che mi piace sì, moltissimo, riescono ad essere, come dire, a rompere l'asse franco-tedesco? Io credo che l'asse franco-tedesco non ci sia più, o non ci sia quasi più, perché c'è un governo Merkel più debole e c'è un governo Macron, certo, che ha enormi problemi a casa e fa pazzie come quella di cui parleremo, di mandare i Rafale a bombardare in Siria. Quindi questo asse francamente lo vedo poco, ma il duo Salvini-Di Maio è votato dagli italiani, da una larga maggioranza di italiani, da una larga parte di italiani, quindi l'Europa farebbe male a snobbare queste cose, dovrebbe a mio avviso spiegare come quelle istanze che vengono Italy first, l'Italia anzitutto, l'interesse dei giovani del mezzogiorno conta più dell'impegno dell'Europa magari nei Balcani, spiegare che tutto questo può essere riconciliato in un meccanismo europeo. Io non sono Europa sì, Europa no. Questa Europa, è sicuro, va profondamente cambiata nella leadership politica, nei meccanismi decisionali e nei contatti con gli Stati, perché mi permetto quest'ultima frase, insomma, e lo premetto dicendo che io ho lavorato per lunghissimi anni col presidente Juncker quando lui era primo ministro del Lussemburgo e poi quando io sono passato alla Commissione europea non essendo più ministro degli esteri. Ma un'intervista fatta dal presidente Juncker poco prima delle elezioni, in cui prefigura un'Italia quasi nel caos obbligato, sono messaggi sbagliati. O il messaggio di Kaitainen che dice: attenzione, stringeremo i freni. Ma, insomma, signori, ultimatum, lei dice che o il messaggio di un portavoce della Commissione, che è un funzionario, che dà messaggi politici agli Stati. Queste cose incidono negativamente sulla reazione della gente e non viviamo sulla Luna, bisogna prevederle. Quindi sono errori di previsione, errori di percezione e purtroppo una debolezza di leadership politica. Allora, continuiamo il giro, questo è solo il primo giro. La parola alla difesa, perché abbiamo fatto. Certo, lei, l'accusa. Lei è un magistrato, no. Ex, quindi, ma io sono deluso perché vorrei di più, perché non mi piace l'Europa. Ho capito perfettamente. Sono i soliti giornalisti un po' grossier all'apparenzo che fanno. Però giustamente l'ex ministro Frattini ha messo sul piatto dei temi molto, molto veri. E allora è giusto sentire Covassi, che qui rappresenta il terribile Juncker. No, nel raccontarci, nel rispondere nel merito allora a questo, cioè alcuni errori veri di valutazione, ma anche io direi proprio di metodo che la Commissione e alcuni esponenti hanno avuto. Beh, quello che è stato detto, innanzitutto buongiorno a tutti, il fatto di essere in difesa è molto sintomatico del ruolo che mi sono ritrovata senza volere a giocare negli ultimi 2 anni. Voi sapete che Juncker mi ha nominata 2 anni fa, che questo ruolo è diventato più politico, quindi che piaccia o no, la Commissione ha provato con la Commissione Juncker a giocare un ruolo non solo tecnico ma anche politico, e in particolare negli Stati membri i rappresentanti della Commissione hanno un ruolo, diciamo, di ambasciatore politico del Presidente. Quindi sono tornata al Paese, diciamo così, in soldoni, con un grande entusiasmo per parlare d'Europa, per costruire l'Europa con i cittadini italiani,
e mi sono ritrovata a giocare una partita tutta in difesa. Allora, lo sapete anche voi che le partite tutte in difesa sono noiose sostanzialmente, perché stai sempre lì a cercare di parare i gol, no? E a dire devo difendermi. Le sorprese sono dietro l'angolo, come la storia del calcio dimostra. Aspetta. Quindi è importante, secondo me è una chiave importante, è tornare a giocare in attacco. In attacco cosa vuol dire? Riuscire a riagganciare i cittadini, riuscire a riagganciare un dialogo vero sul campo in prima linea che possa far ripartire questo motore di legittimazione anche popolare di base, di cui, a cui si riferiva anche il presidente Frattini, perché effettivamente questo è innegabile, che questo legame tra le genti, i popoli d'Europa e le istituzioni sia diventato ormai un gap difficilmente colmabile. Io ritengo che non sia solo una questione di politiche, cioè ci sono tante politiche, l'Europa ha avuto un grande slancio, lo sappiamo tutti, da Delors, arrivo solo fino a Delors per non ripartire dall'inizio, ma da Delors in poi abbiamo vissuto sull'onda del mercato interno, quindi il completamento del mercato interno, le grandi liberalizzazioni, le nuove competenze di cui anche Frattini quando era commissario si è fatto carico, come appunto coordinamento degli interni, coordinamento maggiore delle frontiere, che poi è diventato cruciale per i fenomeni migratori, un inizio di servizio diplomatico, come sapete, estero, europeo, un inizio, un incipit 2010, quindi molto recente, e qualche piccolo avanzamento in altri settori di integrazione. La proclamazione del pilastro sociale, una proclamazione simbolica dopo 30 anni perché eravamo rimasti bloccati. In questo momento la questione e la domanda dobbiamo porci tutti collettivamente: basta? Cioè basta andare avanti a completare questi ambiti e queste politiche, o invece dobbiamo ripensare anche le regole del gioco, dobbiamo veramente ritrovare dei diversi modi per avere una legittimazione non solo indiretta della Commissione europea, per esempio, citando l'istituzione che rappresento qui, ma una legittimazione diretta di qualche tipo, perché spiegare ai cittadini che in realtà la Commissione, la sua legittimità democratica passa dal Parlamento europeo, passa dai consigli che esprimono i loro governi democraticamente eletti, è un passaggio, diciamo, articolato, un po' che non lega difficile, il popolo, diciamo, al governo. Esattamente. Per semplificare. Quindi insomma, sì. tutti questi, oltre alle politiche di cui parleremo, spero, nei contenuti, e su questo si può discutere, e il contenuto delle politiche dovrebbe essere dettato alla fine dalla coalizione che vince anche in Europa. Quindi avere politiche di una certa cifra, di un certo indirizzo. Ma secondo lei, se dovesse, visto che lei rappresenta qui Juncker, quindi la sua parola per me è proprio Torah, è Bibbia assoluta. Grazie. Come, che idea, perché si è creato, mi richiamano questo, da Bruxelles subito adesso, questo anti-europeismo che si può declinare in tante, come dire, in tanti colori, no? Quindi dal più duro dei sovranisti fino anche a quello, come dire, più scettico, legittimo di altre ma l'abbiamo persone. Detto, come diciamo, si è arrivati? Si è arrivati qui, ecco, anche questo mi ha molto colpito, perché ho lasciato questo paese 20 anni fa, quando c'era quasi l'80% degli italiani che era europeista, e parlare qualunque cosa dicevi, ah, facciamo una cosa europea, che figata, erano tutti proprio felici. E che è successo poi? E l'ho ritrovato molto molto cambiato, adesso c'è un consenso. Secondo me una serie di fattori, uno questo giochino legittimo, quello che dicevo io prima, cioè lo scaricabarile. Esatto, di nazionalizzare i successi, europeizzare i fallimenti, che però a lungo termine è diventato un gioco al massacro, perché sai, puoi farlo per un po' di tempo, poi lo ripeti continuamente ai cittadini by default e la gente non ci crede più. Due tanti peccati omissivi. Cioè, si dice che l'Europa ha fatto il grande progetto Pompei? No. Non ci si dimentica di citare l'Europa quando l'Europa aiuta, quindi questo è importantissimo. C'è un famoso aneddoto che slancio. Qualcuno mi ha raccontato, che si chiama la storia della targhetta, diciamolo in 40 secondi poi cerchiamo la collega Ceretelli, cioè che, lo possiamo svelare? Ma possiamo, sì lo possiamo svelare. A me l'indiscreto piace da morire. Allora, la signora gira l'Italia ora e viene invitata ovviamente alle grandi inaugurazioni di cose fatte con i fondi europei. A lei la parola. Che è successo? Spesso? Che succede spesso? Beh, è successo in un'occasione appunto che ho chiesto, ma la targa c'è?
l'irresponsabile della struttura si è, ah sì, dottor, eccola qua, e l'ha presa da sotto un tavolo. Io immaginavo sotto questo tavolo tutta una serie di targhe magari diverse, no? A seconda di chi andava in visita. Quindi lei ci sta dicendo, interessante, opere realizzate coi soldi dell'Europa, grande inaugurazione, arriva il sindaco, il presidente della regione, non voglio dire De Luca, era De Luca nel merito, uno arriva... Allora, questo è un aneddoto. Arriva, taglia, e però non c'è scritto che è fatta con i soldi dell'Europa. Questa era una targa mobile, capito? Era una targa nascosta, una targa mobile. È un aneddoto divertente, ma anche per dirvi che seriamente la targa è importante che ci sia, ma non basta la targa. Poi va spiegata, va detta ai cittadini, e bisogna anche che di questi monumenti, di queste infrastrutture, di questi recuperi che facciamo con i soldi dell'Europa ci sia un utilizzo, diciamo, quotidiano, dove sia evidente quello che serve al cittadino, altrimenti viene preso per scontato alla fine. Tutto quello che è positivo viene preso per scontato, tutto quello che è negativo ce l'ha chiesto l'Europa, è colpa dell'Europa. Però, se posso rilanciare a Parenzo, un po' di colpa ce l'avete anche voi, e anche, rilancio la categoria anche Adriana Cerretelli, nel senso che a livello mediatico raccontare una storia positiva è più difficile che raccontare una storia di fallimenti. Quindi ultimamente, devo dire, ci vorrebbe davvero più attenzione di tutti a, in questo crinale storico così difficile, drammatico per certi aspetti, a rafforzare anche i messaggi positivi, perché ce n'è tanto bisogno. Cerretelli, poi riapriamo il giro. Oggi possiamo, un giovane, ce ne sono tanti qui in sala, con una carta d'identità e con la stessa valuta possono andare da Lisbona, da Lisbona a Vienna, a Vilnius, attraversare l'Europa. Beh, tutta c'è l'Erasmus, ad esempio, di cui tanto si è parlato. Ecco, tutta questa roba qua, però, come mai non è servita a darci una identità di cittadini europei? Lo dico ancora in modo ancora più duro, forse. Un giovane ragazzo disoccupato di Parigi è assolutamente identico, o di Nizza, a un giovane ragazzo disoccupato di Salerno o di Napoli. Cioè vive le stesse problematiche, anche lui magari vivrà male l'Europa, anche lui magari vivrà male la situazione, e come dire, ha molti più interessi in comune rispetto a un ragazzo del Texas o di Mosca o di qualche altro paese. Eppure questa cosa qui, che noi giovani, come anch'io, 42 anni, insomma, conosciamo, non è così forte, non è così sentita. Perché? Perché non ci sentiamo, no, non basta una valuta, una bandiera, una carta di identità per sentirsi cittadini di un'area che è tutto sommato omogenea, tutto sommato, dico, al netto delle diversità. Ma io penso che tutti i cittadini e tutti i ragazzi si sentano europei in senso lato, non si sentano appartenenti in modo prevalente alla Unione Europea. Sono due cose assolutamente diverse, nel senso che le radici culturali europee ci accomunano, anche se fino a un certo punto, perché per esempio in questo momento c'è il grandissimo dibattito in Europa sulla famosa Europa laica e l'Europa cristiana, che per esempio fu uno dei grandi dibattiti all'epoca delle discussioni dei negoziati sulla Costituzione europea. Questo per dirvi che oggi in Europa abbiamo unificato il mercato, ma la cultura europea, se resta un enorme substrato, però vive delle interpretazioni di 27-28 paesi. In fondo la caduta del muro di Berlino ci ha dimostrato, e la fine del mondo di Yalta, quando eravamo divisi in due blocchi, ci ha dimostrato che l'Europa ha prosperato finché il mondo era immobile, finché l'Europa era immobile. Nel momento in cui tutto è diventato mobile, e tutto questo si è incrociato anche con una radicale crisi della democrazia nel suo impatto con la comunicazione di massa, con i social media, eccetera, tutto questo ha confuso la percezione della gente, secondo me. E allora che cosa si è fatto? Ci si attacca alle radici più vicino a noi, che sono quelle locali, e quindi a volte il campanile conta molto di più di Roma, ladrona o non ladrona a secondo dell'interpretazione politica del politico di turno, ma certamente l'Europa diventa una cosa più lontana, anche se c'è questo legame
nel substrato culturale di tutti noi, su questo non c'è ombra di dubbio. Poi secondo me, per riprendere un secondo quello che si diceva, allora è verissimo, l'Europa dà un sacco di fondi all'Italia, però l'Italia non li usa, prendiamo i famosi fondi strutturali, voglio dire, noi siamo tra quelli che li usano meno di tutti gli altri, quando per esempio paesi in ritardo di sviluppo, molto più di noi, penso al sud, hanno beneficiato alla grande, penso alla Spagna che si è rifatta le autostrade eccetera, penso al Portogallo, penso alla Grecia, il cui ministro proprio nei giorni scorsi ha detto: grazie ai fondi di coesione noi durante la crisi dell'euro siamo riusciti a sopravvivere. Noi italiani sprechiamo questi fondi, non perché? Siamo per incapacità, non sappiamo gestire, perché allora per formuli il capo di imputazione, chi sono i responsabili? Punti il cannone, non facciamo, non del Sole 24 ore, punti i cannoni, così. No, io non avevo i processi, ma comunque voglio dire che certamente il sistema, sia il sistema centrale italiano, sia il sistema regionale italiano, insomma, siamo sempre stati famosi per essere incapaci di presentare i progetti a Bruxelles. È vero che Bruxelles è complicatissima, la burocrazia eccetera, tutto questo sono fatti veri, però il problema è che perché un portoghese, perché un greco, perché uno spagnolo e perché i paesi dell'est, gli ultimi arrivati, prendono questi fondi e ne beneficiano ampiamente e noi no, e il nostro sud no? Voglio dire, se siamo arrivati ai risultati in cui siamo arrivati con una spaccatura profonda nord-sud, è anche perché non abbiamo saputo utilizzare in modo adeguato i fondi europei, e questa è tutta colpa nostra, non è la criminalizzazione dell'Europa che dice: ah, sono loro che ci massacrano limitando le risorse di bilancio, gli investimenti eccetera. No, gli altri hanno fatto investimenti in infrastrutture, nei famosi ponti che da loro non crollano. Ma perché hanno saputo usare questi soldi? Noi non lo facciamo. L'altro fatto, lei citava il tonno, è verissimo, è verissimo. Noi, la legislazione europea spesso non difende l'interesse italiano, ma perché? Ma per la debolezza negoziale dell'Italia al tavolo dei negoziati. Gli altri si battono con le unghie e con i denti. Noi non abbiamo capito che in un'unione allargata, che è passata da 6 a 27, 28, cioè è la competizione tra stati quella che decide qual è la legislazione che verrà adottata alla fine. Se noi siamo assenti, siamo distratti, siamo italocentrici, siamo provinciali, pensiamo che l'ombelico del mondo sia Roma, beh, gli altri fanno quello che gli pare e noi paghiamo lo scotto. E lì non c'è da dire: ce l'ha detto l'Europa. Io mi guarderei allo specchio e direi: siamo noi che non facciamo la nostra parte, e dopo non possiamo dire: ce l'ha detto l'Europa. Ottimo, si sta scaldando l'ambiente. Ping pong, Frattini, allora le responsabilità, i nomi e i cognomi. Lei prima diceva, ci siamo ad esempio giocati con la Brexit, non abbiamo colto l'opportunità di portarci in Italia la grande agenzia del farmaco, sede doveva essere Milano, però anche lì c'è stato un casino di qualcuno che ha detto che qualcuno ha imbrogliato. Ma io credo che quando si perde una questione così ingiustamente, ma la si perde per aver preparato male la cosa, perché voglio dire, il giorno del voto, come diceva la dottoressa Cerretelli, nel corridoio delle votazioni c'era fisicamente il primo ministro olandese che si aggirava nel corridoio, perché è chiaro, noi non c'eravamo, noi avevamo una rappresentanza non a livello di quella che gli olandesi avevano impegnato, e quindi evidentemente quando non si contrasta, non si preparano alleanze, non si combatte prima per avere una posizione, la posizione si perde. Ma cioè loro avevano il primo ministro, avevamo Gozzi, che comunque era un uomo di una persona di grande qualità, perché è stato anche funzionario alla Commissione europea quando io ero vicepresidente, ma è il messaggio politico: se tu ci mandi il primo ministro a presidiare il voto, vuol dire che quella è interesse nazionale, e altrimenti viene percepito in modo un po' diverso. Comunque, beh, forse ci andrà Di Maio la prossima volta. Magari. Come vediamo. Magari? Chi è una sarà? Notizia. No, magari se sarà lui, il primo ministro, ci andrà lui. Ci crede lei? Ma lo deciderà più il capo dello Stato. Guardi, non giochiamo a queste cose, che queste sono cose serie. Scusi, ogni tanto. No. L'altra cosa, i fondi strutturali. Qui arrivano molti, molti fondi, ma è evidente che l'Italia ancora
si confronta con un tema che in molti altri convegni si affronta, ma che è una realtà. La corte giudicante che io presiedo si occupa tra l'altro delle interdittive antimafia, che sono le misure per contrastare la penetrazione delle varie mafie nell'economia. Ebbene, dicevo alla dottoressa Cerretelli, fatti 10 casi di cui io mi occupo, 7 riguardano il centro-nord e 3 il sud. Vuol dire che la penetrazione nel tessuto economico della criminalità mafiosa è dove sono i soldi. Allora, quando noi ci chiediamo perché grandi investimenti si perdono, se ne perdono le tracce, poi noi capiamo perché. Perché ci sono famiglie dell''ndrangheta che occupano strategicamente intere parti del territorio produttivo del nord dell'Italia o della Camorra per il centro dell'Italia. Allora, questi fenomeni nazionali, noi non è che li possiamo scaricare sull'Europa, sono questioni nazionali in cui noi dobbiamo rafforzare, e non possono essere i giudici con le nostre sentenze a risolvere il problema. Ci vuole anche qui una visione molto più ampia, che i soldi dell'Europa debbono essere, come dire, percepiti come soldi che arrivano a destinazione, altrimenti l'Europa è un rubinetto che apparentemente dà dei soldi, poi la gente non vede dove sono andati. Esempio di questi giorni, e ovviamente la direttrice Covassi non potrà dirci perché magari non lo sa nemmeno lei, ma com'è possibile che a qualche dipartimento di Bruxelles sia venuto in mente di mandare una lettera all'Italia che preannuncia una richiesta di rimborso dei fondi per il terremoto dell'Aquila? Come gli è venuto in mente in questo momento, in cui siamo in una fase talmente delicata? Io non conosco il dossier, non so perché quel rimborso ci deve essere, forse mal rendicontato. E forse sarà mal rendicontato, ma ecco la governance politica. Puoi scegliere un momento migliore, o lo vuoi proprio andare a fare nel momento in cui dai un elemento formidabile a quelli che infatti in questi giorni stanno dicendo: se io sarò al governo, guai, queste lettere verranno rimandate al mittente con vergogna. Cioè, si crea uno scontro del tutto inutile, che forse, aspettando tempi migliori e più tranquilli piuttosto che la fase in cui il Presidente della Repubblica sta consultando, avrebbero potuto portare, ripeto, al di là del merito del dossier. Quindi, come dicevamo prima, è molto spesso una questione di scelta di opportunità politica, anche quando una cosa è doverosa. Vogliamo scegliere il modo? Minacciare che ci sono 2 miliardi di quote latte che devono essere recuperate. Arma straordinaria per la Lega. È una bomba atomica per il Nord. Ma dico, vogliamo ritornare ai forconi per le strade con i camion pieni di letame che vero, venivano lanciati. Vancimuglio, la battaglia di Vancimuglio. Ora torno alla commissione. Però è vero che se qualcuno ha fatto il furbo. Certo, ed infatti sono stati recuperati come dovuti i fondi delle quote latte, ma io parlo di una valutazione politica del metodo, delle modalità e dei tempi. Questo vuol dire mancanza di una guida politica che sa capire. È il momento adesso di mettere un dito in una questione così sensibile? Ci saranno ricadute politiche nel dibattito di queste ore in un paese importante come l'Italia? Sì che ci saranno. E allora prendiamo tempo e lo facciamo tra un mese. Covassi, ecco, teniamola alta. Per me, diceva Covassi il Manzoni, il buonsenso se ne stava nascosto per paura del senso comune. Allora sta accadendo questo, cioè la domanda ancora più diretta. Questa idea della la burocrazia che deve rispondere a delle logiche, come dire, di ciò che è scritto al rigore della norma, della legge, come giusto che sia, non lascia spazio, diciamo, alla scelta politica, che invece può essere rigorosa ma con tempi diversi.
Manzoni era un grande perché su tante cose ci ha azzeccato, anche sul famoso prevalere nel nostro paese dell'interesse particolare contro quello generale, che purtroppo spesso e volentieri è una logica che ancora si applica. No, io quello che volevo dire è che è verissimo che questo tipo di valutazione va fatta, ma questo mi va a indicare esattamente che la necessità, se vogliamo, proprio di un raccordo molto, ma molto più fluido, molto più forte tra il paese, i paesi se vogliamo, e Bruxelles, perché è chiaro che, con tutto il rispetto, il collega che sta nel suo ufficio a Bruxelles e ha i suoi tempi, come tutti gli amministratori, ora non dimentichiamocelo, qualunque amministratore di un comune, di una provincia, non ha sempre necessariamente la sensibilità politica giusta e il riflesso di portare a chi di dovere, all'attenzione di chi di dovere, le possibili implicazioni di un dossier. È per questo che io dico spesso ci siamo svegliati forse un po' tardi, ma è per questo che adesso gli uffici di rappresentanza negli Stati membri sono stati potenziati, secondo me dovrebbero essere potenziati ancora di più, perché ci dovrebbe essere un canale costante che va verso Bruxelles e che torna da Bruxelles. L'orecchio di Juncker che pancia a terra, ma sa, non solo, e riporta gli umori. Non solo, anche viceversa. Anche viceversa. Questo è quello che farà lei. Anche riportare a Bruxelles quelle che sono le sensibilità locali, e Bruxelles deve ascoltare. Cioè, Bruxelles deve uscire dalla bolla. E noi dobbiamo essere più... Quindi un anche sistema... lei la giudica una follia il timing con cui è arrivata. Ma tante cose, no, io dico che tante cose, voglio dire, accadono quando devono accadere, non sono sempre opportune in quel frangente, ma se apriamo tutto il capitolo terremoto, diciamo anche che quando è successo il terremoto io avevo a che fare con dei titoli di giornali che dicevano: la Commissione Europea non vuole finanziare le scuole ai poveri bambini terremotati. Quando abbiamo dato 1,2 miliardi, la più grossa tranche mai attribuita per le regioni terremotate, i titoli non c'erano. Quindi, voglio dire, si fa presto anche lì a fare polemica su quello che è piccolo a volte e non dire quello che è grande. Però anche l'Italia deve imparare a fare più sistema paese. Quindi capire che l'Europa è importante e avere un raccordo virtuoso che funziona tra le capitali, Bruxelles, le realtà locali, e viceversa. Cavalchiamo e poi ritorno da Frattini, così facciamo anche un passo in avanti. La grande questione dei dazi. Dicevamo prima, l'Europa conta su un mercato di consumatori potenziale di 500 milioni di persone. Com'è possibile che nel nostro paese torni la voglia, non dico della vecchia liretta o del calderolo come qualcuno ha ironizzato, ma insomma torni l'idea di combattere delle battaglie commerciali per cui Italia first non è Europa first, ma addirittura l'idea di che l'Italia possa competere contro Cina, Russia e Stati Uniti. Perché, questa è la domanda al quotidiano economico più importante di questo paese, se è chiaro l'interesse di Trump. Io, secondo me Trump, dal suo punto di vista, sta difendendo bene, lasciamo stare la Siria, forse anche lì, gli interessi degli Stati Uniti. Cioè, diciamo che se no sui giornali italiani sembra sempre che Trump sia un pazzo con i capelli gialli. Signori miei, cambiamo chiave di lettura perché non è così. L'America First di Trump è un disegno lucidissimo, ma di un grande mercato, di un mercato enorme che è ricco di risorse naturali, che è ricco, che deve difendere i suoi prodotti e può permettersi di ingaggiare una battaglia commerciale con la Cina. Lo fa lucidamente. E l'Italia dove va? Perché invece da noi queste sirene possono destare un successo momentaneo nelle urne? Poi la risposta politica, ma prima l'analisi, come dire, economica. Perché io credo che il provincialismo italiano ci pervade in una maniera tale da impedirci di guardare addirittura al di là dello steccato della porta del vicino. Cioè, parlare oggi di dazi è un suicidio per l'Italia, che è un paese esportatore, quindi, e che in questo momento ha la propria ripresa imperniata sull'export, perché la domanda interna ancora non è partita, il paese è ancora piuttosto tramortito dalla crisi, dalle mancate riforme, dal fatto che non ci siamo modernizzati, e quindi tirar fuori un'idea come quella dei dazi secondo me è pura follia.
Naturalmente nessuno può impedire a nessuno di dire quello che vuole, è come quando si teorizza l'uscita dall'euro, è la stessa cosa. Voglio dire, il nostro debito, chi lo ripagherebbe? Gli interessi, senza la Banca Centrale Europea di Draghi, che grazie a Dio calmiera gli interessi che dobbiamo pagare sul debito, che cosa faremmo con un debito che è 133% del PIL e non scende? Non ci dimentichiamo che per esempio il Belgio aveva un debito non proprio come il nostro, ma in termini percentuali analogo, e oggi è sotto il 100%. Noi invece non ci siamo schiodati dal 130 al 133%, e tutto questo in un momento in cui la presidenza di Draghi della BCE è sul viale del tramonto. Però qualcuno direbbe questi sono i numeri che noi dei giornaloni possiamo dire a una platea del World Economic Forum, ma come glielo spieghiamo al contadino della Val Brembana o all'agricoltore della Puglia che invece il dazio non lo aiuta? Come glielo spieghiamo? Glielo spieghiamo che se questo diciamo vende quello che produce in Italia gli va bene, se si mette a chiedere i dazi all'export degli altri, il proprio export non esce più dal paese, è semplice, nel senso che dovrà a sua volta subire i dazi degli altri. E quindi costa. Frattini. È un messaggio molto difficile. Io vi racconto un'esperienza proprio in questa materia. Da vicepresidente della Commissione Europea, noi a un certo punto, 2006-2007, ci trovammo a dover decidere una sorta di dazi, dei veri e propri dazi, nei confronti del tessile cinese e sudcoreano. Vecchia ossessione di Tremonti quella. Ovviamente lo facemmo a livello europeo, poi a un certo punto venne il momento dell'accordo di libero commercio, un modello avanzato, diciamo così, di accordo commerciale con Pakistan e ancora una volta Corea del Sud, e questi paesi evidentemente sono tra quelli che nella percezione fanno dumping, cioè esportano a prezzi sotto il mercato, intollerabili, danneggiano moltissimo le imprese dei nostri paesi. La Commissione Europea allora fece un rapporto estremamente puntuale spiegando che a fronte di questo eventuale pericolo c'era un'enorme occasione per le imprese europee per esportare verso quei paesi automobili, tecnologia, in alcuni casi prodotti alimentari. Ebbene, dicesi tutto risolto con i numeri, ma come diceva il nostro moderatore, i numeri tu non glieli spieghi alle piccole e medie imprese del tessile, perché loro ti dicono: ah, bellissimo, tu potrai esportare qualche Fiat in più e qualche Mercedes in più in Corea, ma io il danno ce l'ho a casa mia. Cioè la sintesi tra settori porterà sempre ad individuare qualcuno che ci rimette pesantemente. Qui nascono i localismi pro dazio, perché hai voglia a spiegare al grande produttore che lui sì ci ha fatto un affare, ma i produttori di tessile del nord-est con questa invasione del prodotto cinese devono chiudere? Se loro devono chiudere, chiudono. Sono come le imprese dei tre paesi del nord degli Stati Uniti della Rusty Belt che hanno fatto vincere Trump, perché lì nell'Ohio, nel Michigan, erano piccole imprese chiuse per la crisi, perché arrivavano i prodotti giapponesi, arrivavano i prodotti cinesi. Trump è andato lì e ha detto: sai che c'è? Adesso non entrano più e voi riaprirete l'azienda. Quindi o c'è una leadership politica tanto forte da dire al produttore del tessile che ci sta rimettendo da morire che l'interesse superiore dell'Europa al libero mercato, qualche rivolo arriverà pure da lui, ma è difficilissimo spiegarlo, altrimenti i localismi resteranno. Altro esempio del giorno: io sono sempre stato estremamente contrario a questa politica di sanzioni alla Russia, ma
io lo sono per ragioni geostrategiche, poi magari se ne potrà anche accennare. Non per ragioni salviniane. Ma, io sono convinto che sia stato un errore grave seguire pedissequamente quello che gli americani ci chiedevano, ma insomma ragioni geopolitiche. Ma c'è una questione economica. Quando il settore agroalimentare italiano ogni anno perde circa 3 miliardi di euro solo perché ci sono le sanzioni, e io che vado spesso in Russia trovo che loro ora si producono una mozzarella di bufala buonina, ma forse nei prossimi anni la produrranno buona, e cominciano a rimpiazzare produzioni storiche che importavano da noi, allora vaglielo a spiegare a questi imprenditori agricoli le grandi questioni del mondo che la solidarietà euroatlantica ci ha costretto a mettere le sanzioni alla Russia. Quindi evidentemente tutta questa questione dei dazi, tutta questione del protezionismo, ancora una volta mi permetto di dire, non la dobbiamo snobbare dicendo questi sono i barbari che non hanno capito niente, perché se quello gli chiude l'azienda, se quello deve licenziare perché il prodotto cinese uguale al suo costa la metà ed è vendibile direttamente senza lì, questo un problema lo crea. Allora, siamo in grado di gestire il commercio in modo da compensare questi scompensi? Questo è l'obiettivo che io mi aspetterei da un'Europa più forte, però in realtà questi scompensi ancora li vediamo. È un problema aperto, nessuno ha la soluzione, ma lo dobbiamo spiegare non con un'alzata di spalle. Vabbè, sono i soliti barbari protezionisti che vogliono chiudere le frontiere. C'è anche qualche problema reale dietro, ecco. Posso dire una cosa? Cioè è vero tutto questo, però io trovo che per questa strada si dice basta la globalizzazione, nel senso che, e la globalizzazione però è nell'interesse di tutti, uno, due, c'è anche una competizione di qualità oramai, perché le realtà Cina, Asia e compagni sui mercati con le loro produzioni a basso costo esistono. Allora, o tiriamo su un muro, ma davvero siamo interessati a tirare su un muro, non ci conviene piuttosto scommettere sulla qualità. Tra l'altro l'Italia è diciamo una paladina e un campione di qualità di prodotti, soprattutto alimentare, tessili e compagni. E invece cosa succede? Che noi molto spesso non valorizziamo la nostra qualità, non ci investiamo sopra. E allora secondo me il problema nasce in larga parte da questo. O abbiamo dovuto combattere sul Made in Italy certe volte perdendo. E allora la gente... Perché la nostra capacità negoziale, purtroppo... Però scusatemi, gli ultimi... C'è anche questo, per così teniamo il filo che ci dava Fratini e facciamo un passo in avanti. Non riesco a parlare, dimmi. No, prego, anzi... C'è un problema anche di differenza di vedute all'interno dei paesi dell'Unione, per cui ci sono interessi diversi, cioè oggettivamente l'interesse della Germania non è l'interesse dell'Italia. D'accordo, però non prendiamo il commerciale, perché sul commerciale, quello che volevo dire io, è che comunque ultimamente abbiamo fatto passi da giganti, perché gli accordi, rispetto anche a quelli buoni che citava il presidente Frattini, che abbiamo messo per esempio in cantiere con il Canada, sono accordi di ultima generazione che guardano alle piccole e medie, che guardano agli standard sociali, che guardano a un modello di regolamentazione più ampio, quindi non solo ai dazi, alle tariffe, ma a un sistema di apertura agli scambi che tutela anche il piccolo produttore di cravatte in Sicilia, che esporta in Canada. Quindi mi sembra importantissimo in questa fase tenere ben presente sia la valorizzazione delle piccole e medie che stiamo cercando di mettere in atto, sia il fatto appunto che non è vero come tutto il movimento anti-TTIP, TTIP, il famoso accordo con gli Stati Uniti, che mi ha vista, io ho fatto 5 sessioni negoziali quando ero a Washington, poi è stato un grosso dispiacere vederlo arenarsi per motivi politici che sappiamo, ma anche quelli ultimi appunto che stiamo mettendo in campo e prossimamente con già con Giappone, poi Mercosur e altri, sono accordi che hanno questa sensibilità sociale, hanno questa sensibilità al tessuto
europeo e non guardano soltanto alla logica dei grossi produttori. Quindi secondo me c'è stato uno sviluppo importante in questo senso, anche qui bisogna viaggiare informati e dire ai cittadini che non si può fare così, tutta erba un fascio, perché altrimenti non si va da nessuna parte. È verissimo che la qualità è fondamentale. A me ha colpito a Vinitaly, per esempio, dove siamo stati presenti l'anno scorso, dove ho parlato tante volte con produttori di vino, il fatto che per i nostri produttori di vino sia fondamentale avere una politica commerciale aperta e sia fondamentale il ruolo di questi accordi, perché altrimenti i dazi per loro, per l'esportazione, sono veramente eccessivi, eccessivamente alti, e non è tutelato l'origine dei vini, non è tutelata l'origine del prodotto, la qualità. Quindi penso che anche lì ci sia un forte sforzo di sintesi da fare nei confronti di tutto quello che è il capitolo commerciale. Detto questo, questo clima è molto preoccupante. Cioè, quello che sta accadendo con Trump nel settore dell'acciaio, che è stato poi un po' la scintilla di questa nuova opportunità per l'Europa, diatriba. In realtà, cioè, quello che non capisco è perché noi giochiamo sempre in difesa anche su questo. Trump ha una sua strategia e noi a questo dovremmo opporre, non voglio dirla a lavorino, più Europa, ma più integrazione, no? Certo, sì, sì. Cioè, in realtà è un'opportunità, avere un Trump, un'America con Trump, è un'opportunità per un paese, per un, sì, un paese come l'Europa. E per tante cose lo è stato, secondo me, anche la Brexit in qualche misura, pur nella sua drammaticità. Eppure? No, eppure andiamo nella direzione giusta su alcuni cantieri. Citavo quello sociale per 30 anni è rimasto bloccato, fermo, perché comunque c'era uno dei membri che si chiamava Gran Bretagna, detto appunto in sintesi, che si opponeva strenuamente. Pensate alla cooperazione, la difesa, la cooperazione rafforzata nel campo della difesa è un passo timido, ma alla fine abbiamo un primo passo in quel senso. Si svilupperà? Sì, no, non lo sappiamo, però tutto questo effettivamente nasce in un momento storico, guarda caso, in cui l'asse transatlantico non è più quello di una volta e sta uscendo un paese come la Gran Bretagna, appunto, che aveva messo alcuni veti su questi aspetti politici fondamentali. E allora, da qui, grazie, planiamo verso la questione di oggi della Siria e quello che ci raccontano le notizie di queste ultime ore. E anche qui noi abbiamo un'Europa in cui da una parte c'è, diciamolo tra di noi, qui è solo un festival di giornalisti, quindi le notizie escono in 40 secondi, la Francia ha tutto l'interesse oggi a essere protagonista nella vicenda siriana, la Russia pure, l'Europa, la NATO, non può intervenire, lì dentro la NATO lo ricordiamo, c'è la Grecia e la Turchia. Guardi, io ho detto già pubblicamente, quindi ripeto. Allora ci dico una cosa in più. Le vicende di queste ore stanno dimostrando purtroppo tre cose. In primo luogo che quella assoluta esigenza che noi avremmo di una politica comune europea di sicurezza e difesa non ci sta ed è di là da venire. Non c'è stata una preconsultazione più allargata, non c'è stato uno scambio di vedute come ci fu addirittura proprio sulla Siria di recente, quando Obama chiese all'Europa di fornire le armi ai cosiddetti ribelli. L'Italia giustamente disse di no, ma ci fu una consultazione allargata, oggi neanche quella. La seconda cosa che si dimostra è che non c'è per niente un asse franco-tedesco, perché al video di Macron che riprende i Rafale che stanno decollando tra squilli di tromba per andare a fare danni, si affianca la dichiarazione della Merkel che dice: noi a questa cosa non partecipiamo, e fortunatamente anche la voce dell'Italia nella stessa direzione. E la terza cosa è che certamente noi paghiamo situazioni in cui uno o più paesi, Gran Bretagna in enorme difficoltà politica interna e in grande difficoltà con negoziato Brexit, Francia semi paralizzata dagli scioperi per le riforme promesse ancora non arrivate, per uscire dall'impasse fanno il bel gesto di andare a bombardare in Siria. Quindi queste tre cose all'Europa, a me fervente europeista, fanno molto male.
ma fa ancora più male la sostanza, perché attenzione, la Siria, per chi come me conosce quell'area, è la polveriera del mondo oggi, a parte forse qualche focolaio che si sta spegnendo in Corea del Nord e qualche focolaio importante in Africa, ma il Medio Oriente allargato prende dalla Siria il problema come un effetto domino. Allora, tu fai un'azione nel momento in cui gli ispettori internazionali si stanno recando proprio in Siria su richiesta del Consiglio di Sicurezza per andare a vedere queste armi chimiche, chi le ha lanciate e a chi appartengono. Tu in questo momento fai un'azione con bombardamenti unilaterali e per di più stamattina nelle dichiarazioni del presidente americano dici: io ho voluto solo dare una lezione, ho sparato 100 colpi, vi confermo che mi voglio disimpegnare dalla Siria ed è finito tutto. E tu per questo, senza una visione strategica, io non l'avrei condivisa la visione strategica di un'azione durevole in Siria, ma è una visione strategica. Tu dai un colpo e così facendo rischi che un missile possa deviare e colpire una base iraniana dei Pasdaran in territorio siriano o una base russa vicino a Tartus, dimenticando che a Tartus ci sono le navi da guerra russe e da 4 giorni a questa parte 3 navi da guerra cinesi che mai nella storia recente si erano viste ormeggiate nel Mediterraneo accanto ai russi, e tu lanci un attacco del genere. Allora, io la definisco un'azione dissennata, un'azione completamente sbagliata. Ritengo catastrofica solo l'idea che l'Italia presti un supporto logistico. Fortunatamente, se è vero quello che ha detto il Presidente degli Stati Uniti, è finita e non ce ne saranno altre. Io credo che subito si dovrebbero fare 3 cose. La prima, far fare agli ispettori il loro lavoro. 2, proporre una seconda tappa di smantellamento degli arsenali chimici, perché lì qualcuno ce li ha. Io credo che non siano vere le ricostruzioni che sarebbero i ribelli anti-Assad che hanno voluto sparare per indurre l'America a restare impegnata, non lo credo, ma certamente quegli arsenali vanno smantellati. La volta scorsa c'era Obama, li abbiamo portati in Calabria, una nave americana se li è venuti a prendere, li ha smantellati e quelli sono stati distrutti. Facciamo un secondo passaggio di distruzione delle armi chimiche. Terza, la cosa più importante, quello che hanno detto americani e russi, per fortuna anche in queste ore, che il canale di dialogo tra loro non si è mai interrotto, trasformare quei negoziati di Ginevra che sono sconfinati nel ridicolo in un compact internazionale in cui americani, russi, turchi, sauditi e iraniani si siedono intorno a un tavolo e spiegano al mondo qual è la loro idea, se c'è un'idea, per stabilizzare la Siria nel dopo Assad, perché molto Assad chiaro finirà. Senza queste cose noi rimarremo esposti al rischio di un incidente tra un paese NATO come la Turchia e un altro paese NATO come la Francia o gli Stati Uniti. In tutto questo poi c'è anche il giallo della morte del generale Haftar, ma che, come dire, che è legato anche a poveretto, magari è morto per cosa. Sì, no, naturale, no, per carità, però anche quello va a complicare lo scacchiere internazionale, i rapporti dell'Italia con la Libia, con chi abbiamo, però ci porta un attimo lontano. Covassi, possiamo tornare un secondo a lei, poi torno al Sole. I fatti di oggi ci dimostrano che uno dei talloni d'Achille dell'Europa è proprio questa mancanza di una politica estera comune. Non è immaginabile in un futuro che, così come si interviene con grande solerzia quando un paese membro della UE commette una cosa contraria allo spirito dell'Unione e quindi subito si fa una lettera di richiamo, l'Europa faccia, il ministro Mogherini faccia, Lady Pesk faccia un richiamo formale alla Francia per aver
non lo dico non come provocazione, ma proprio come sostanza, cioè, senza l'ONU e senza la NATO, cioè l'Europa faccia sentire a un paese membro il fatto che ha preso una decisione unilaterale e, come ci spiegava Frattini, fuori dall'interesse europeo. Se sono sempre pronti a sanzionare un paese, in questo caso lo si faccia facendo sentire. Beh, però i paesi si sanzionano in base a delle competenze, eh? No, dico sanzionano, quindi chiaramente, ma... no, voglio dire che davvero qui bisogna un po' sgombrare un equivoco, nel senso che ricordiamoci che nell'Europa, che forse noi tutti intorno a questo, insomma, su questo podio vorremmo avere, che un'Europa più vocale, più decisa, più attiva, in quell'Europa che ancora non c'è, sarebbe concepibile fare un'azione di questo tipo. Ricordiamoci che invece nell'Europa in cui viviamo tuttora, nel 2018, è solo da 8 anni che abbiamo un servizio comune esterno, e soltanto da poco che dall'ultima commissione, che l'alto rappresentante per la politica estera praticamente è diventato anche un coordinatore con un ruolo più incisivo, e quindi i tempi della storia purtroppo non coincidono con i tempi delle istituzioni, cioè questo mi viene da dire, nel senso che siamo nella direzione giusta, ma non abbiamo ancora il cartellino giallo da alzare o il fischietto per i rigori. Il mondo va più veloce di noi, esattamente. Lei è l'ambasciatrice di Juncker, qui. Quindi, secondo lei la Francia, non la voglio far sbagliare, secondo lei la Francia ha, come dire, preso una decisione unilaterale anti-europeista? Ma le decisioni unilaterali... Ho fatto le domande a lei su Salvini, devo fare. Sa, è chiaro che chi fa parte della Commissione europea ha un cuore comunitario, io le posso dire questo, quindi il cuore che batte comunitario dentro la Commissione europea le risponderà sempre che è sempre meglio dare una risposta comune rispetto a dare una risposta intergovernativa in genere, risposta. Questo è un, diciamo, un pattern generico, va bene? Detto questo, i tempi non sono ancora maturi per fare quel tipo di azioni che lei, a cui lei si riferiva. Grazie anche per la chiarezza e la sincerità con cui ha risposto. Prima di sentire un giro di domande del pubblico, questa vicenda della Siria, secondo te, dal tuo osservatorio di Bruxelles, visto che ci tornerai tra qualche giorno, è un altro, come dire, colpo forte che è stato inferto all'unità europea, anche nella percezione generale? Ma in questo caso non è stato inferto un colpo all'unità europea, perché sulla politica estera non c'è mai stata. Però posso dire che in generale c'è una deriva di questa unità. Penso al commercio, per esempio, di cui parlavamo prima. C'è stata proprio in seguito alle prese di posizioni americane, alle misure su acciaio, alluminio e company, una missione della commissaria Malmström, che è la responsabile al commercio, a Washington, e come per incantamento a Washington prima è andato il ministro competente tedesco. Questa è una cosa sotto molti aspetti inusitata, perché l'Europa, almeno una politica commerciale comune, sia pure su mandati precisi degli stati membri, ce l'ha. Invece persino su queste cose noi abbiamo uno sfarinamento della unità europea. Sulla politica estera non ce l'abbiamo mai avuta quell'unità, in più abbiamo questi stati, alcuni dei quali sono nucleari, ormai solo la Francia, perché la Gran Bretagna esce, la Francia in questo momento si vuole posizionare in vista di Brexit come l'interlocutore privilegiato degli Stati Uniti grazie alla famosa force de frappe, ed è in competizione con la Germania su questo, cosa che naturalmente mette in crisi la stessa ipotesi di un'integrazione nella difesa europea. Quindi siamo in questa situazione che secondo me è ancora più grave, perché l'ordine mondiale oramai, diciamo l'ordine del dopoguerra è saltato. La spallata di Trump, io sono abbastanza d'accordo con quanto diceva David Parenzo, è una spallata per certi versi dovuta, perché questo era un ordine vecchio che continuava come l'Europa a tirare avanti, ma senza diciamo cercare. Lui ha, diciamo, dato una spallata, ha sparagliato il gioco e ha detto: io non sono un protezionista, io voglio un ordine mondiale diverso, più equilibrato,
con più reciprocità, non voglio più le rapine della mia tecnologia o della tecnologia occidentale, e in da parte della Cina ovviamente, che è quella che più ha beneficiato dell'apertura degli scambi del 2001 a Doha. E in questo senso però io credo che ci possa essere un'opportunità di intesa, diciamo, di ricostituzione della coesione occidentale, perché su questo problema del riequilibrio dei rapporti di forza nel mondo, sulla scena globale, a livello economico, strategico, politico, si può rinsaldare l'Occidente, perché non c'è ombra di dubbio, per esempio, che sulle questioni dell'acciaio e dell'alluminio, oppure sulle questioni delle misure contro i settori più tecnologicamente avanzati cinesi, sia Europa che Stati Uniti hanno un interesse comune a indurre la Cina a giocare con le stesse regole del gioco con le quali gioca l'Occidente. In questo senso Trump potrebbe alla lunga rilanciare la coesione occidentale, non solo in sede NATO, ma anche proprio nell'ordine mondiale del G20. Forse dovremmo essere noi europei proattivi a proporglielo. Esatto, esatto. Grazie come Trump, sempre, mentre sì, come sempre noi ci mettiamo sull'Aventino, scandalo, scandalo, questo protezionista cosa fa? Ecco, cioè io voglio dire, se noi ci mettiamo in un'altra torniamo a giocare, appunto, il giocare in difesa invece che giocare in attacco. Allora, torniamo sentiamo se ci sono domande, in attesa della raccolta delle domande. Frattini, una cosa sull'Italia, l'ha sentito Berlusconi in queste ore? No. Io scrivo sentenze, non sento leader politico. Però lei da ex, giusto, giriamola così, la sua sensibilità politica, che cosa le dice in questo momento? Riusciranno i due Di Maio e Salvini a fare un governo e Berlusconi si farà di lato? Ma io l'unica cosa di cui sono certissimo è che abbiamo un Presidente della Repubblica di tale forte rigore costituzionale che troverà il modo per sbrogliare questa matassa, di questo sono sicurissimo. Non so se lo farà con i due principali esponenti, diciamo, che hanno vinto, in sostanza hanno avuto i risultati migliori, o se vi sarà una soluzione diversa, se saranno proprio loro, non saranno loro. Io sono certo che il Capo dello Stato ha una volontà fermissima di stabilizzare, specialmente alla luce di tre eventi importanti che sono il degradare delle condizioni internazionali nel Mediterraneo e di sicurezza, l'avvicinamento di un Consiglio europeo di giugno che voi che siete giornalisti forse lo sapete ma forse no, saranno in discussione dossier di straordinaria delicatezza e di interesse per l'Italia in cui ci deve essere un governo pienamente legittimato, e terzo ovviamente tutto quello che è stato detto finora sul ruolo dell'Italia, si comincia a ragionare delle prospettive finanziarie dell'Europa per il prossimo settennio. Quindi di fronte a questi tre scenari è chiaro che un governo pienamente in carica ci vuole presto. Quindi un governo politico? Tutti i governi sono politici. Io credo che i governi cosiddetti tecnici, di cui io sono stato membro tanti anni fa, fanno cose altamente politiche. Dovesse scommettere una sterlina sulla nascita del governo, sul ritorno alle urne, cosa direbbe? Io non scommetto mai, scommetto sulla capacità del Presidente della Repubblica anche più di una sterlina. Scusi, devo insistere proprio per contratto, diciamo, anche se qui sono gratis, ma per lavoro. Prego. Allora, buongiorno a tutti. Io sono un reduce Erasmus, quindi... Reduce, la parola reduce è interessante. Esattamente, è usata ad hoc. E sono anche uno studente della scuola di politiche di Enrico Letta, che nasce proprio con stampo europeista. Volevo farvi però una domanda, nel senso che si parla tanto di Europa, poi più si entra nella materia Europa, più si vede che appunto ci sono 55.000 dipendenti dell'Europa, quindi è una macchina estremamente efficiente, poi però in termini di tempi e di reattività risulta essere una tartaruga. Citavate prima gli accordi col Canada. Gli accordi col Canada, se non sbaglio, iniziarono a trattare nel 2008, poi si fermarono perché una piccola regione, che era la Vallonia, stava per mandare all'aria tutto.
Quindi anche lì e gli accordi commerciali, poi quando si va davanti al WTO, ognuno sono più gli accordi bilaterali che effettivamente quelli comunitari che i singoli stati adottano. A livello geopolitico non c'è una politica comune e si è visto di recente in Siria, perché effettivamente non si ha la forza, come citò una volta Pane Bianco, non si hanno fondamentalmente i bazooka che possono effettivamente cambiare le situazioni. A giugno si discuterà la riforma economica monetaria, quindi si parla di unione monetaria, e poi effettivamente delle politiche economiche non ci sono. Per quanto riguarda la transizione, vada alla domanda, cioè questo stai facendo, sì, un elenco straordinario e anche molto preciso delle cose. C'era proprio oggi Bremer scrive, appunto, con la nascita di questi populismi, se così vogliamo chiamarli, con la rivoluzione socio-tecnologica, non si parla mai di un periodo di transizione, perché inevitabilmente andremo verso una rivoluzione tecnologica che poi porterà ad altri problemi. Però questo periodo di transizione, no? Questo, è vero che tendiamo a questa, diciamo, rivoluzione sia a livello societario sia a livello economico, ma questo periodo di transizione come l'Europa pensa di affrontarlo? Quali sono le politiche per impattare questo cambiamento? C'è qualche altra domanda? Che la raccogliamo intanto? Anche meno articolata, No, è un complimento. Buongiorno, sono Claudio Felici. Sono arrivato un po' in ritardo, quindi non so se la domanda è... Non ci sono sanzioni per ora. Perfetto. Ma volevo dire prima di tutto che sono arrivato mentre parlava l'onorevole Frattini ed ero abbastanza d'accordo con quello che diceva, e mi creda, non è successo altre volte. Non è un reato essere d'accordo con Frattini. No, assolutamente, per cui, però volevo fare una restituzione. Sì, diciamo, ma non si butti così giù, cioè, no, va benissimo. No. No, io non mi butto assolutamente giù. Prego. Volevo solo dire sul fatto della Siria, e cioè che forse abbiamo dimenticato che nella guerra contro l'Iraq si sono cercate le armi chimiche, non si sono trovate, Saddam le nascondeva, e dopo 300.000 morti iracheni e 450 morti della coalizione abbiamo scoperto che non esistevano. Quindi sono diventato un po' scettico, soprattutto per il fatto che mi è appena arrivata una foto dove la stessa bambina è salvata dalle macerie in tre posti diversi da tre persone diverse. Ho qua la foto delle foto, le tre foto. Quindi sono un po' scettico. Io credo che a questo punto dovremmo anche fare, visto che è il Festival del giornalismo, una riflessione sul ruolo dei mezzi di informazione. Forse non c'è una domanda, è solo una riflessione, insomma. Vast program, come... Sì, no, certo, cioè, su questo ha perfettamente ragione. No, e già che è un attimo, un flash di risposta. Sì. Io ho fatto un'intervista ieri su un quotidiano italiano in cui io ho ricordato esattamente quello che ha detto lei. Il Messaggero, cioè, no? Il Messaggero. E ho detto, insomma, noi allora cercavamo la pistola fumante. La pistola fumante poi... ci siamo accorti anni dopo che non c'era, e non abbiamo nemmeno imparato quella lezione, perché la vogliamo ripetere adesso, la pistola fumante che non c'è, in un momento in cui addirittura stiamo mandando gli ispettori sul terreno a vedere se questa pistola fumante c'è o non c'è, e tu nella notte mandi bombardamenti. Quindi effettivamente è una incapacità della comunità internazionale di imparare dalle lezioni e dagli errori del passato. Paradosso della storia, allora il grande oppositore della missione in Iraq fu Chirac, e oggi il suo successore è quello che orgogliosamente ha mandato i Rafale. Ma questo, insomma, ma lo ha fatto per Macron, visto che siamo un attimo proprio nel merito delle interna corporis, ma Macron lo ha fatto ovviamente scientificamente perché?
Beh, l'ho fatto per due ragioni. Lui ha dei problemi a mantenere quelle enormi promesse di politica interna che ha fatto e lo sciopero dei trasporti che ha paralizzato la Francia. E quindi una guerra va sempre. Allora, lui ha fatto due cose. La Grandeur de France in Africa, possibilmente facendo fuori gli italiani dalla missione del Niger, dove gli italiani avrebbero forse potuto aiutare, e poi il ruolo storico della Francia tra Siria e Libano, perché è chiaro che se tu affermi una presenza forte ti riprendi quel pezzo di storia che gli accordi del 1916 ti avevano dato come Francia su quella parte là del mondo. Quindi è evidente perché. Comasso, vogliamo dare una risposta sulla questione della tartaruga, che non è una metafora, una storiella di Esopo in realtà, ma la lepre, la tartaruga. No, ma in realtà ha, come dire, una sostanza molto politica quello che diceva il giovane studente. Ma la tartaruga, cioè, dipende su che cosa, nel senso che, di nuovo, i tempi della storia sono tempi lunghi, l'abbiamo detto prima, e la realtà va più veloce rispetto alle istituzioni e rispetto a questo straordinario progetto che comunque è nato 60 anni fa, non dimentichiamolo, 60 anni, cioè non 150 anni. La Repubblica Italiana, in molti più anni di esistenza, comunque ancora tanto da fare per integrare il sud col nord, quindi immaginiamo adesso 28 stati membri, 27, in futuro 30, Balcani occidentali, 32, chissà, però stati millenari, stati con una cultura lontanissima, che per la prima volta decidono di non tornare nella spirale delle due guerre mondiali, ma di mettere insieme quello che avevano e da lì partire con questa avventura incompiuta, fatta a volte bene, a volte male, senza la cittadinanza, senza, con un sacco di gambe mancanti, come lei diceva, ma al tempo stesso un'avventura straordinaria che ci ha portati nel 2018 a viaggiare con una carta d'identità, un passaporto unico in tutta Europa, ad avere una generazione che è la mia un po', ma ancora più quella dei millennium. Io sono della generazione Erasmus, i millennials ancora di più sono giovani abituati a respirarla l'Europa, a darla per scontata, no? A viverla come se fosse una l'aria in cui respirano. Ecco, quindi siamo riusciti comunque a ottenere tanto. C'è la lentezza legislativa, che non è nuova neanche al nostro paese, devo dire, quindi a livello di legislazione, di snellimento delle procedure, di sicuro si potrebbe fare di più. Se io avessi il bottoncino magico, metterei una procedura accelerata a livello di commissione e, per poter far passare i progetti di legge in modo più rapido, quelli sensibili, quelli importanti. Ma c'è anche un discorso appunto politico che va di passo passo, quindi fino adesso siamo riusciti ad andare avanti in fretta. Le faccio un esempio per tutti: la Guardia Europea di Costiere e di Frontiera l'abbiamo approvata in 9 mesi, che è un tempo record per noi, perché comunque sussurra fratelli dopo 10 anni che l'aveva dopo proposta, 10 anni magari preparativi, però quando è, questo è ancora più indicativo, perché ci dimostra proprio che quando viene il momento storico in cui c'è un forte consenso politico si fanno anche le cose in fretta. Quindi ci sono i livelli istituzionali e il livello politico che si intersecano, ma dove sono i popoli, dove sono gli erasmiani, dove sono le persone che chiedono a gran forza al governo europeo di fare di più in alcuni settori? Manca, torno al punto di prima, anche questo raccordo. Abbiamo un'ultima domanda, poi dobbiamo chiudere e lasciare spazio ai prossimi incontri. Prego, nome, cognome, dichiarazione dei redditi. Sì, buongiorno, sono Gennaro Giudetti, e grazie per gli interventi che avete fatto. Una piccola domanda provocazione, ecco, sulla Siria, visto che è l'argomento abbastanza attuale. Come Unione Europea, noi siamo appunto la patria dei diritti umani, storica, ecco, da tanto tempo. Sembra un po' come se abbiamo tante notizie che arrivano dalla Siria, discordanti, sempre una dall'altra, sembra un po' come una partita di calcio che ognuno tifa per una parte o per un'altra, per l'opposizione. Come Unione Europea sembra un po' come se stiamo quasi impreparati in questo conflitto che va troppo veloce. Da una parte c'è appunto la Russia, le grandi potenze. Allora, come Unione Europea, dico, a volte ci stiamo scordando anche chi in tutto ciò sta subendo questa guerra, che sono i civili, no? I profughi siriani. Allora, dico, come Unione Europea, dopo aver fatto fallire comunque 8 colloqui di pace, no? a Ginevra,
perché non iniziamo anche a coinvolgere la società civile siriana, perché solo una piccola parte è stata coinvolta in questi colloqui di pace, dove la gente chiede, se tu ci parli con i profughi siriani, chiede di tornare nelle proprie terre in maniera sicura, chiaramente. Quindi perché non aprire delle zone umanitarie dove la gente in Siria può ritornare in Siria, profughi siriani? Perché questo non viene mai menzionato in nessuna parte, si parla solo di grandi potenze. Anche perché se non lo fa l'Europa, no, di ascoltare, di interloquire con i profughi siriani, chi lo deve fare? La Russia, l'Iran, l'America? Grazie. Grazie. E aggiungo a questo, allora, rapidissimamente, che cosa può fare ora l'Italia? Ora l'Italia può fare quello che ha sempre fatto, cioè svolgere un ruolo che favorisca il dialogo. Oggi la cosa più importante di tutti è che vi sia un cessate il fuoco sull'intero territorio siriano e che i corridoi umanitari che esistono, perché esistono, siano rispettati. Perché il problema è che vi sono corridoi umanitari che esistono dove non c'è sicurezza quando si va, ad esempio, ricorderete, durante il terribile assedio di Aleppo, tragico per la popolazione residente, si decise di creare dei corridoi umanitari. Si capì che quei corridoi umanitari erano bombardabili sia dalle forze del regime sia dai ribelli antiregime. Allora, favorire il dialogo, creare un cessate il fuoco stabile, creare dei corridoi umanitari. Questo l'Italia lo può fare attraverso chi? Ovviamente attraverso l'Unione Europea. L'Unione Europea ha sempre esercitato il soft power come fiore all'occhiello nella sua storia. Se non lo fa adesso, c'è da dire, come lei diceva, chi lo deve fare? E solo l'Unione Europea può coinvolgere gli uni e gli altri in un discorso incentrato sui diritti umani. Perché noi abbiamo nel DNA tutto questo. Ma aggiungo, tornando a una cosa che ho accennato prima, se l'Europa appare come sbilanciata a favore dell'una e dell'altra parte, perché vi sono due paesi che sono andati a bombardare gli altri paesi che non hanno detto nulla, quale credibilità nel suo insieme? Io mi auspicherei fortemente una riunione di Consiglio europeo, magari a livello di ministri degli esteri, dedicata a un'azione umanitaria immediata sulla Siria. E se l'Unione Europea può farlo, parla con una voce sola dicendo corridoi umanitari, cessate il fuoco, sicuramente alle Nazioni Unite qualcuno l'ascolta. Perché non accade? Perché la verità è che 28 voci non saranno tutte d'accordo neanche su questo punto. È possibile, direte voi? Temo che se non è stato fatto ci sia sotto una difficoltà di trovare l'accordo, e questo mi dispiace ancora di più. Abbiamo capito che cosa farebbe Frattini se fosse per la terza volta ministro degli esteri. Allora, battutaccia, grazie, e soprattutto grazie a voi che siete stati con noi fino a così lunga ora, il che vuol dire che i nostri interlocutori sono stati interessanti ed essi, e che parlare di Europa non è così impopolare, quindi lasciamoci con questo buon augurio. Bene, grazie e buona continuazione.
Wow, I'm overwhelmed by the crowd. Good morning, and thank you for this invitation. Let me introduce myself. I'm Safari Maurizi. I'm an investigative journalist working for the Italian newspaper La Repubblica. And here we are lucky to have Pulitzer Prize winner James Risen, who worked for the New York Times, 20 years for the New York Times, and last year he left the New York Times and joined The Intercept, the online newspaper founded by Glenn Greenwald. And we have Estelle Dehon, a lawyer from Cornerstone Barristers based in London. And we have Jennifer Robinson, a lawyer for Doughty Street Chambers in London. So we have a very important story by James Risen, who spent the last 7 years fighting the US government for, because he's a decent journalist. He's not only a great journalist, but a decent person who wanted to fight for his source and who didn't want to give up, didn't want to testify to implicate his source. And he will tell us his story. He will tell us what it means when you have the full force of the government against you and your source. But let me explain why I put together these three speakers, who have different background. So I think you realize that in our democracies, you have different level of powers. You have the most obvious powers, the local politicians who basically are in charge of making sure that schools work, streets are fine, and so on. You have national politicians we blame for all sorts of things, and they approve laws which have an impact on our jobs, our health, our education. But there is a less obvious level, an invisible level of power. It is an invisible power, and the invisible level is where the intelligence agencies operate. Most of us don't even care about the intelligence agency. We live ordinary lives. We don't think they have any, our lives ever cross with the intelligence agency. Why I should care about intelligence agency? I'm a teacher, I'm a professor, I'm an employee who have an ordinary life. Why I should care about intelligence agencies? But as a matter of fact, these people have real power on our lives. And James Risen will explain you what kind of real power. He knows this world. He knows the dark corners of this invisible world. So the important, the story is what happened when you have this invisible power against you? What happened when you have this full force of the state against you? Because you mess up as a journalist with this word, you reveal something very explosive, a bombshell about this invisible world, or because as Chelsea Manning, Julian Assange, WikiLeaks, Edward Snowden did by revealing the inner secrets of this world. What happened when you have these forces against you, when you have the full force of the state against you? So we want to discuss this invisible power, because the real power is invisible, and most people don't even perceive it, don't even realize that this power has an influence on their lives. So let me ask James Risen to discuss these dark corners. Well, thank you very much for having me. This is a great honor to be here in Perugia. It's my first time here, and it's an amazing conference, so thank you very much. I thought I would talk primarily
about my own life experience as a reporter covering national security, starting in the 1990s in Washington, because it provides a good background for the larger discussion that I think we're going to be having about some of the problems journalists have today in dealing with things like FOIA. As Stefania said, you know, the secret side of the government when they are resisting journalistic efforts to hold government agencies accountable. And it is a very strange experience to begin to see what that dark side of the government is like up close and personal. That many of you, I'm sure, have had some experience with in different countries. I think that will lead into our discussion, hopefully, as a panel later. So I thought I would just start by explaining a little bit of my background. I've been a reporter for almost 40 years. I started as a right out of college, basically, and journalism school, working as a reporter at a small newspaper in Indiana, in the United States. For any of you who have been to the United States and you've been to Indiana, good luck. Thank you very much. I finally started covering the CIA. I was covering business and economics for many years for a number of newspapers. I covered the auto industry in Detroit, and then I covered the Federal Reserve in Washington. So I covered a lot of different things, and I got kind of bored with that. And in 1995, I was at the Los Angeles Times in Washington, and I was covering economics, and I went to my editors and said, I'd like to cover something else. And they ignored me, as editors usually do. And I had to ask several times. And I always wondered whether they wanted me to keep covering economics because they thought I was good at it, or they thought I was not good enough to do anything else. And I still don't know the answer to that. Finally, they said to me, after I pestered them for quite a while, they said, well, we have this one job that nobody else wants. It would be covering Latin American policy halftime at the State Department and covering the CIA halftime. And I said, okay, I'll do that. And it kind of shows you what intelligence beat was like in the mid-1990s. It was an afterthought. It was half a job. And I took the job, and I never wrote about Latin American policy at the State Department. And the editors only asked me once or twice to do Latin American stories, and I just ignored them and just started covering the CIA full time, which nobody had been doing at the Los Angeles Times for a while, which shows you how different things are today. And what I realized pretty soon, and this was 1995, and it was the Cold War had ended, and Aldrich Ames, who was a Russian mole inside the CIA, had just been found, unmasked and arrested the year before. And a lot of people, because of the drawdown in the budget at the end of the Cold War under the Clinton administration, and because of the repercussions from the Ames case, where a lot of senior people were reprimanded or investigated for their role in allowing Ames to last so long at the CIA. There was a huge exodus of people from the CIA at that time. So it was a perfect time to start covering the CIA. And a lot of the senior people who were leaving
were mad at the reporters who had covered the Ames case, which I had missed because I came in a year later. And so they were looking for somebody new to talk to. And so I was the beneficiary of this mass exodus from the CIA. And at that time, it's hard to realize today, at that time there was virtually no leak investigations of any journalism in Washington. The leak investigations that did take place were very cursory, and never, the reporters were never told about them, were never pressed to talk about their sources, and they all died. The investigations were closed and died, and I don't think anybody was ever arrested during that time period. And so it was a much different climate, and it was, so I began to realize there were all these people who had left who were willing to start talking about their experiences for the first time in their lives, because they all felt like, you know, they were leaving, the Cold War was over, the CIA had basically won the Cold War, that's their view anyway, and they wanted to tell their stories. And there was virtually no punishment and no, they weren't supposed to talk, obviously. There were legal strictures on their ability to talk, but it was a much freer atmosphere. And so over the next several years, I developed, because there were very few reporters actually covering the CIA at that time. There was a handful of people. There was me at the Los Angeles Times, or the New York Times, and the Washington Post, and that was about it. There may have been one or two other people. I think CNN at that time had somebody, but it was a tiny handful of people who were actually covering the CIA. And so it was a fantastic environment as a reporter to develop a network of sources. And so by the time 9/11 happened, I was in a great position to try to cover that. I covered the 1998 embassy bombings in Africa, and so I had already begun covering Al-Qaeda before 9/11. And then after 9/11, I began writing, you know, mostly about terrorism. And so I had this head start based on having covered the agency for 6 years by that point, and having a number of sources that other people who were just starting to try to catch up right after 9/11 didn't have. And so, but what happened really was that everything began to change culturally for a reporter in Washington covering national security after 9/11. There had always been, while there was no investigations of journalists or their sources to any great degree before, you know, during the 90s and before 9/11, there were efforts by the government to try to stop you from writing certain stories. Before 9/11, for instance, I found out about this effort by the CIA to work in, you know, send case officers to Afghanistan to work with Massoud and the Northern Alliance to go after bin Laden. And the CIA director called me personally and asked me not to run that story. He said, "You'll get my guys killed." And this was in about the year 2000. So it was about a year and a half before 9/11. And I agreed. I said, you know, okay, I won't write that story. And looking back, right after 9/11, I finally wrote that story right after 9/11. But looking back, that decision not to run that story haunted me for a long time, because I realized after 9/11, a lot of the investigations into 9/11 found that the CIA had only made a half-hearted effort to go after bin Laden,
And that the operation I had heard about was part of that very token effort by the CIA. And I realized that if I had written that story before 9/11, the CIA definitely would have been mad at me. But it might have sparked a debate, a public debate in Washington about whether the United States was doing enough to get bin Laden. And so I began to realize that these efforts by the government to ask you not to write stories were generally designed to protect people politically and were not really efforts to protect the national security of the United States, which was what their argument always was. And so that incident, that episode, really began to get me to think differently after 9/11 about efforts by the government to get you not to write stories. And so that my mindset changed based largely on that experience with that story. And it really set me on a collision course with the New York Times editors and with the government over their willingness to kill stories based on the idea that the stories would harm national security. And that's what happened a lot more after 9/11. The Bush administration began to use 9/11 as justification to begin to make much more frequent efforts than it had ever been before to kill stories and to pressure news organizations not to write about what the United States was doing in the war on terror, what kind of secret operations and programs that were being done in this, what we began to call the GWAT, the global war on terror. And one of the first stories after 9/11 that the White House asked us not to run was a story in 2002 we had about a secret CIA prison in Thailand when it was the first CIA secret prison. And we found out about it, and I was the one who called the CIA for comment. And the White House called the editors and got the story killed. And I realized then that was really just purely because of the political embarrassment of the idea that we had secret prisons. Clearly the Al-Qaeda prisoners in those secret prisons knew about those secret prisons. So that was really my first experience after 9/11 with this effort, the accelerating and intensifying effort after 9/11 to begin to kill stories. And that continued very regularly and more intensely by the Bush administration. And it culminated, the next major story I had that led to a real showdown with the government was in 2003, early 2003, just as the war in Iraq was beginning. I found out about an operation, a CIA operation, which was stupid operation, to provide nuclear blueprints to Iran. And it was a poorly thought out and mismanaged operation. And the White House, when I called the CIA for comment about it, Condoleezza Rice, who was the National Security Advisor, immediately called my boss, the Washington Bureau Chief at the New York Times. And we went to called us into the White House, and we went to Condoleezza Rice's office, which is right next to the Oval Office in the West Wing. And it was one of the most bizarre experiences I've had in my life, because
sitting in this office, it was me and the bureau chief and Condoleezza Rice, the National Security Advisor, and George Tenet, the CIA director. And Rice stared at me very, like penetratingly stared, and said, I want you to destroy your notes, never make another phone call about this, and spike this story, and never talk to anyone ever again about this. And I said, whoa. Yeah. And I was able to get Tenet to talk a little bit about the story, and he actually basically confirmed the story while we were sitting there. And but it was a very intimidating conversation. And the bureau chief and I left, and you know, I thought this is very intimidating, but at the same time, it was great confirmation. It was a better confirmation for a story than I've ever had in my life. And so the that led to a very long debate inside the New York Times about between me and my editors about whether we should run the story. And it happened, ironically enough, that our meeting with Rice happened almost the same time as the Jason Blair scandal was erupting, like a few days later. And so the editors were very distracted, naturally, by that. And then over the next few months and over the next year, I tried to get the editors to run the story, and Bill Keller, who was then the became the executive editor, ultimately decided not to run it. And this happened at about the same time or right after I had been trying to fight to get some stories into the paper about that were skeptical of the intelligence on the war in Iraq prior to the war. I had been trying to get the paper to run some stories saying that there were intelligence analysts who were skeptical of the pre-war intelligence. And those stories had been cut or buried at the same time that the paper was writing big stories about saying that about the existence of weapons of mass destruction. And so I was very frustrated at the paper, both because they were killing my stories and they were running these big WMD stories. And so I began to think about putting everything I knew into a book. Then the next year, 2004, I was meeting with a source. In the midst of a conversation, this source told me, you know, is it like at the tail end of a long meeting, if you're a reporter and you know what a source meeting is like, usually you cover a lot of different things with a source and talk. And the source just looked at me and said, you know, I know what I think is the biggest secret in the government, but I can't tell you what it is. And which is like the weirdest conversation to have with a reporter. And I decided, well, I should meet this person again. And so over the next few months, I met with this source several times. And at the end of every meeting, I would say, well, can you tell me what that thing is? And the source would say, no, I'm too scared. Because by that time, leak investigations were starting to get more intense. The Valerie Plame case, if any of you remember that, really changed the culture on leak investigations in the United States. It was a very convoluted case. If any of you want to Google Valerie Plame, it might help. But it was a case in which, in 2003, 2004 time period,
2004-2005, where Valerie Plame was a covert CIA officer whose husband was a very public critic of the war in Iraq. And he wrote an op-ed in the New York Times criticizing the war in Iraq. And someone in the government weirdly thought that by identifying the fact that his wife was a CIA officer would somehow hurt him. And so there was an investigation of who leaked Valerie Plame's identity. And it became this proxy fight, political fight in Washington over the war in Iraq. And a lot of reporters got subpoenaed to testify about whether or not, who told them from the Bush White House about Valerie Plame. In any event, the Valerie Plame case led to a breakdown in the old culture in Washington that the government would never really do aggressive leak investigations. And that was happening at the same time I was meeting this source. And so sources were beginning to get more nervous about talking. And so in 2004, over a number of meetings I began to have with this source, we began to just in shorthand talk about this thing that this source wouldn't tell me what it was as the biggest secret. And at the end of every meeting, I would say, can you tell me what the biggest secret is? And this person would say no. And finally, I had another meeting with this source, and as I was leaving, I just turned to the source and said, you've got to tell me now. And to my surprise, everything came out all at once. And it was about the NSA's domestic spying program and about the fact that the NSA had begun spying on Americans without court orders or warrants in a massive spying program that was illegal and that almost no one in the government knew about and had not been approved by Congress, by the courts, by anybody. And I realized this was a massive story, the story of a lifetime. And I was able to confirm the story with other sources, and then I found that a reporter who sat right next to me in the Washington Bureau of the New York Times had also been hearing similar things, and so we began to work together. And by the October of 2004, we had a story ready to go. And I think it was late September, early October, it was late September, I think. We had a story, we were starting to get a draft of a story, and I decided I was just gonna go through what reporters would call going through the front door, go to the press office of the National Security Agency, which, believe it or not, has a press office. And I told the woman there, I said, you've got to put me on the phone with the director right now. And I wouldn't tell her why. And I was just bluffing. I figured she wouldn't do it. And I said, it's absolutely urgent. I speak to the director of the NSA right now. And to my shock, she put him on the phone. And then I had to figure out what I was going to ask him. And luckily I was sitting at my computer in my office and I just started reading him the top of the draft of the story we had, which described the NSA's domestic spying program. And after I'd read a couple drafts, I just heard on the phone, and then it was Mike Hayden, who was then the director of the NSA. And then he said, well, whatever we're doing is operationally effective and legal.
And I that at that moment I realized I had him. He had just basically confirmed the story. And then I started trying to ask him more questions, and he hung up because he realized he'd said too much. And I went to the bureau chief. It was a new bureau chief, and I told him what we had. And Eric Lischblau had been sitting like as close as we are during my phone conversation. He was staring at me. It was a very, very cinematic moment. And but shortly thereafter, Hayden called the New York Times editors and wanted to kill the story. And that led to a meeting between the bureau chief, me, and the acting CIA director, who was a man named John McLaughlin, and his deputy, John Mosman, his chief of staff, John Mosman, and we met them at the old executive office building across the street from the White House, where the CIA director has an office. And it was this very strange conversation where they wouldn't confirm the story. They kept talking in hypotheticals, kept saying, if the United States had such a program, it would be very bad for a newspaper to write about it. And if we had such a program, it would be the crown jewel of whatever anti-terrorism programs we're conducting. But I can't confirm that we actually have such a program. And by this time, I'd been through this routine with the White House and with the Bush administration several times, and I started taking notes. And they said, you can't take notes. And I just continued to take notes. That was the first meeting in what became more than a year of negotiations between the New York Times and the Bush administration over our NSA story. It was a very long and tortured process. The paper decided right before the 2004 presidential election to kill the story in a meeting we had in New York. And then after the election, Eric Lischblau and I got the paper to agree to let us try again to get the story in the paper, and we did more reporting and rewriting and editing, and in December 2004, they killed it again. And the story was pretty much dead then, and I decided to put that story and the Iran story in a book. And the next fall, when I'd finished writing the book, and it had been basically edited, I guess it was late summer of 2005, I told the editors, the NSA story and the Iran story are gonna be in my book, you should publish them. And that did not go over well with my editors. They had this long fight over the next few months about what we were gonna do, whether they were gonna print the run the stories, and they began new negotiations with the Bush administration over whether to publish the NSA story. Eric and I kept trying to get more people to talk. Finally, they published the story about 2 weeks before my book came out. And I think, in hindsight, that whole experience changed the culture at the New York Times about their willingness to go along with the government's efforts to kill stories. Because after that, since the experience on the NSA story, the New York Times has been much more willing and more aggressive in being willing to publish stories that the government doesn't want. And that leads me to where we are today. I think one of the first big things that happened after that was WikiLeaks in 2011, 2010. And then the Snowden archives in 2013. And
the paper was much more aggressive than they had been before. You could argue, and I think we will, argue with the way they handled those things. But that leads us into this conversation of how those things have been handled by the press. So, yes, I want to argue about this, because when it comes to this level of power, the invisible level of power, the real power, is soft, is invisible, but is the real power. I, based on my experience, but I think your experience is still more relevant, is that the newspapers, the editors, always accept what the government tell them. And I have seen what happened with WikiLeaks, how dishonest was, how completely indecent was the behavior of Bill Keller, the New York Times, and other big newspapers, and how they treated the sources like Chelsea Manning, how they treated Julian Assange, how they treated WikiLeaks, just because they wanted the material, they wanted the scoops, but at the same time they wanted to destroy, they wanted to put in a bad light these people, because they realized the conflict they were opening with the government, with the US government. So they wanted to have this good relationship with the government, and they wanted to keep getting information and scoops from the government, but at the same time, they needed to destroy them. They needed to destroy their reputation. They needed to put them in a very bad, ambiguous light. This is what I have witnessed in 9 years of my work as a media partner of WikiLeaks. This is what I have witnessed with Chelsea Manning, with Edward Snowden. And at the end of the day, when working on these cases, I realized how bad the coverage was. I mean, I realized, for example, that for WikiLeaks and Julian Assange, there was not a single journalist who had tried to access the actual document of the case. Can you imagine hundreds of news organizations covering this case, and no one had ever tried to get access to the document of the case, to get factual information? For me, this is incredible. That's why I decided to go to the court and litigate the case when the UK government denied me the documents, and we finally litigate in court before a tribunal with Estelle and Jennifer, because no media organization had ever tried to get access to the documents and say, let's see what happened. So my experience when it comes to this, as a journalist, when it comes to this level of power, is that newspapers are really bad, editors are really bad, and they don't believe these government people are liars. They lie to us to save their ass, to save their reputation, to avoid embarrassment. And you don't see the newspapers still side with the government, right? Even if the culture has changed, right, they still side with the government. Do you agree with this? It depends. I mean, I think as I said, I think the New York Times changed to some degree after the NSA story. They became more willing to write about leaks of classified information than I think they had been before. And you're right, there was certainly a lot of times where they are willing to take what the government says at face value. I know in my case, on the NSA story, one of the problems we had was the editors met with government officials without me or Eric Lischblau at the meetings. And in at least one case, we know that the government officials were telling them something that was basically a lie about the program, the NSA program, in order to convince the editors that we were hyping the story. And it took, after Eric and I realized that's what they were hearing, it took us quite a while to convince the editors that the government was lying to them. And after that, I think that helped convince the editors finally to print
our story once we were able to convince them that they were being lied to in these private sessions they were having with the government without us. And so I think you're right, there has traditionally been an institutional willingness in the major media to accept what the government says. I think that's broken down today in Washington with Trump in particular, but it's still, there's still a latent sense of that. Yeah, as I said, in the WikiLeaks story, I was shocked to realize how thousands of reporters were covering the case, and no one tried to get access to the document to discover what happened. So you had all these thousands of press reports saying he tried to escape from justice, and no one had tried to access the actual document from the Swedish prosecutors, from the UK prosecutors, and check, let me see what really happened, what the prosecutors were writing, what the Assange lawyers were writing, what the UK government was writing. No one tried to get hard facts, which is the first thing that a reporter is supposed to do. I mean, that's why I decided to go to the to litigate the case, to ask for the documents to the government, the UK government and the Swedish government. And when they say, no, you don't have the right to access these documents, you don't have the right to get copies of these documents because these documents damage international relations. And that's why I decided to litigate the case, to go to court with lawyers, Estelle and Jen, and to try to say, I think the press has the right to see the full set of documents, to understand what happened, because here we have an editor who is arbitrarily detained in the embassy in London, in the Ecuadorian embassy. I'm not saying this, it's not my opinion. My opinion is completely irrelevant. It is what the United Nations established, the United Nations is a body in charge of establishing who is arbitrarily detained, established that Mr. Assange is detained since 2010. And so I want to see what happened. Something went wrong. Something went wrong, and I want to discover what went wrong. So I need the documents, so you have to give me the documents. That's why we opened this case, this court case, and now Estelle Dehaene, who is representing me together with Jennifer, will tell you the story behind this case. Thank you very much, Stefania. So maybe by way of preface, I can explain a little bit about how the freedom of information law in the United Kingdom works. It's a piece of legislation that's designed to allow individuals, anybody, no matter why you want a document or why you want information held by a public authority, the legislation is there to facilitate your access to that information. And of course, there are a number of exemptions because we recognize that type of openness may not necessarily always be in the public interest, and so there are a number of exemptions, and national security is one. But the regime is designed so that you don't just have the government saying, oh, I can't release this document because of national security, or, oh, I can't release this document because it will harm international relations, or, oh, I can't release this document because it will tip somebody off who may be extradited. They can say that, but then that needs to be tested. And that's what the litigation process is about. The litigation process is about testing the response of whatever the public authority is to say, no, we should keep the documents or the information secret. The other thing that the regime is designed to do is to try and move all public authorities from a position of secrecy to a position of openness, even those agencies who are used to operating in the shadows, like the intelligence services. Even they are subject to this regime. They don't get a blanket exemption. So in Stefania's case,
She made a request to the Crown Prosecution Service for correspondence concerning Julian Assange. Correspondence with the Swedish Prosecution Authority to find out about what happened when they asked for extradition of Mr. Assange. Any correspondence between the Crown Prosecution Service and the state of Ecuador to find out if they had any discussions once Mr. Assange went into the embassy. And correspondence between the Crown Prosecution Service and the US State Department and the US Department of Justice, because as we all know, everything that sits behind the situation that Mr. Assange finds himself in is the potential for the United States to extradite if he is removed to a third country like Sweden. And the interesting thing about this litigation from my perspective, and why I think it's important for journalists to understand that even if you think in the end the government may not give you the documents or the information that you're after, stuff will come out during the litigation process. And that is what happened in our experience, that even though in the end we didn't get everything, more came out during that process than I had anticipated might be the case. Such as, we discovered that they destroyed documents, and we don't know why they destroyed documents. It's very suspicious. Why did they destroy, the UK authorities destroyed the emails about such a high profile case, very controversial case, an ongoing case, why these documents were destroyed? And we asked for explanation. What was the official explanation? Mm. That's a good question. So it came out during the course of the litigation that there was a number of holes in the documents that we were given. So we were given some documents, but others we were refused. And in the documents that we were given, we noticed a pattern that there were some things that were never talked about, things that you can't imagine wouldn't be talked about. So there was no correspondence between, for example, the Swedish Prosecution Authority and the Crown Prosecution Service at the time when Julian Assange went into the Ecuadorian embassy. And there was no correspondence between them at the time when the UN body, which Jane is going to talk about in a sec, when they made the determination that there was arbitrary detention. We thought, this can't be possible. So we said to the Crown Prosecution Service, where is this? You must have this. And it came back, no, we realize now that even though our policy is not to delete documents, even though this was an ongoing case, unfortunately it seems like many documents have been deleted. And they don't really have a good explanation. It's just because somebody seems to have left, somebody may have made a mistake, and so the documents have been deleted. So there isn't a full set of correspondence. We await, as you can imagine, asked some further questions as a result of that, and we await some further responses. And we just have the Freedom of Information Act, I mean, unless we find someone who is an insider of this case and comes out with some documents, she leaks us some documents, all we can use is the Freedom of Information Act, which is quite a good tool. I mean, it's a secure, it's safe. It doesn't require the sacrifice of any source, like leaks, because when a source leaks documents, the source can have trouble, like in the case of Chelsea Manning. But here we have the FOIA, the Freedom of Information, and unfortunately that's all we can do, asking for documents, going to court, and if they say the documents have been destroyed, what can we do? I mean, I expected the British colleagues investigating the case. They didn't, fortunately. Once again, I don't think journalism is doing well in this case. Why no one investigated this case? I mean, if you read some of the documents we obtained, the UK prosecutors say, this case is special. And they don't explain why. They don't say why the case is special. What makes the case special? We would like to understand why the case is special. So I would expect other journalists investigating this case. No, this is not happening. Yeah, there is a very thick secrecy around this case. Mm. Jen, is my impression correct?
Absolutely, and I think there is a great irony in the fact that we are discussing the case of Julian Assange, the editor of WikiLeaks, who led the transparency movement, who has brought the right to know into common parlance. Yet the irony is that his case has lacks transparency and accountability altogether. So this is a case, we are discussing someone who is an editor and a publisher who is arbitrarily detained in the United Kingdom in a Western democracy. I've been representing Julian for and WikiLeaks for since 2010, so coming up to 8 years. He has been inside the Ecuadorian embassy for almost 6 years in circumstances where he can't go outside, he can't have access to certain medical treatment, and despite Ecuador's request, the UK has refused that. If he was in prison, he would have access to the to outside. He'd be outside for at least an hour a day. He's being denied that. Now, why is this? Mr. Assange went into the embassy in 2012 and has the protection of Ecuador because of the risk of persecution in the United States. We know there's a grand jury investigation. It's been ongoing for since 2010. It's been described by the Australian government as unprecedented in size and scale. Now, for many years, people said, but, you know, the US is not going to go for him. But in 2018, no one can credibly deny that risk. We've had, under the Trump administration, the US Attorney General Jeff Sessions say that prosecuting WikiLeaks is a priority. We've had Mike Pompeo, the director of the CIA, describe WikiLeaks as a hostile non-state intelligence agency, and that Julian Assange ought not benefit from constitutional protections under the First Amendment. This is the kind of semantics that we heard post 9/11 to justify what was at that time unthinkable legal and administrative action. That Julian Assange is in the embassy and has asylum is important. He has protection of Ecuador because the risk of what would happen to him in the United States is real. Now, what we've been looking at in terms of trying to get access to the information is how could this situation arise? How could it be that an editor and a publisher would need to seek asylum in the Ecuadorian embassy? Why was it that Sweden dragged that investigation out for years and years on end? What is it about WikiLeaks that makes them so dangerous? What is so dangerous about the truth? I just want to give you one anecdote before we have a conversation about why we think WikiLeaks is in this situation. But in 2010, when I first started representing Julian, they had published the Afghan war logs, they had published the Iraq war logs. And he sat me down and he said, I have 250,000 diplomatic cables and I'm about to publish them. I didn't even register the significance of what he'd said. I couldn't even comprehend how big the story was about to become. And he said to me, this is going to reveal the nature of diplomacy, corruption, human rights abuse, the world over. And he said, with a perspective that in retrospect we can now all see, he said, they will chase me to the ends of the earth, they will make my life hell, and I'm going to do it anyway. And I thought, the kind of principled courage that that decision took. Very soon after that, they cancelled his bank accounts. They cut off WikiLeaks from international donations through Visa and MasterCard. There was an international arrest warrant for him in circumstances where it was completely unnecessary and we were offering his testimony to the Swedish authorities. What is it about WikiLeaks that has created this situation? And the interesting thing about Stefania's FOIA case is it doesn't matter what perspective you come at the case from, whether you come at it from the very strong perspective that we've heard from Jen, or whether you come at it from the perspective of Julian Assange being some kind of messianic nutcase who is making up his concerns to do with the United States. It literally does not matter what way you approach the case. Stefania's argument, which was a strong argument, is if we see the underlying documents, if we understand what they say, if we understand why the case was treated in the way it was, then we may get some insight into which of the narratives around this particular individual is the correct narrative. And it may well be that it turns out that there's no extradition request from the United States and nobody's ever been asked anything about that. And it would be incredibly valuable if the documents showed that.
So that's why there's a significant importance in this type of litigation, no matter what angle you come at it from. Yes, absolutely. And one of the important thing is, I'm intrigued, and I think all reporters who have investigated or have known some way the dark corners is what happened when you have the full force of the state against you. What happened? I mean, and I'm shocked to see how these things don't merge and the reporters don't investigate them. This is my impression. I think the experience of as a reporter, to me, one of the most jarring things that I learned covering the CIA was I began to realize, after I had been doing it for several years, I began to realize that there's this secret subculture that as a national security reporter covering intelligence, you get a glimpse of that other reporters don't. And it's like you're watching, you're opening a door that you didn't know was there. Yeah. And you're looking into this dark room and you get glimpses of things. You don't see the whole picture, but you get these glimpses of these very dark things. And then somebody comes and shuts the door. And you say, what was that? And I began to realize that covering intelligence, and if you do it long enough and get deeply into it, it really is like being in the Matrix, where you are seeing this other world that no one else sees. And my experience was very personal in the sense that you would see this as a reporter covering the CIA, and then you would come back to a newsroom with all these other reporters who were covering normal things, and they wouldn't know what the hell you were talking about. And they had no idea about this secret world, and it began to separate you from other journalists. And sometimes they began to think you were a little crazy. And it's a very jarring experience, and it sends you, and you have to always kind of control your own mind and emotions to make sure you don't leap to conclusions about what you're seeing. But it is such a dark experience and so intense that it's difficult to describe for someone who's never done that kind of reporting. And one of the things that really led me into that sense was I had a source who I still to this day don't know who it was. I got a phone call one day from a woman who clearly was somewhere in the U.S. national security apparatus, and she began to tell me things that only an insider would know. On the phone. The phone. And then she hung up. And then a few days later, she called again and started saying this more stuff. And she wouldn't tell me who she was, where she worked, or how she knew these things. But everything she told me, I was able to check out with other sources. And she kept calling me, and finally she said, the reason I'm calling you is because I've read other things you've done and I like them. But she would never give me any identification of any kind. And finally I was able to convince her of only one thing, which was to call me at a certain time on a certain day of the week, every week. And so for the next few months, at the certain hour on a certain day every week, I would get this call. And this person would start talking about new classified things. And I would be sitting in the newsroom having this conversation while all these other reporters were covering, you know, housing policy or energy policy or, you know, whatever.
And I was having this very intimate conversation, highly illegal conversation with someone who I had no idea who it was. And after a few months, this person stopped calling abruptly. I never heard from her again, and I never found out who she was to this day. Yeah. That's the kind of weird matrix-like experience you begin to have in this world. So. Yeah, absolutely. And one of the point of this invisible power is that people don't perceive, not even your colleagues realize why is this relevant, right. This mad world, why we should cover this story. I mean, right. People have many problems, they don't find job, they don't have job, they can't afford education, they can't afford, so why we right. should cover these weird people, but they have a power on your life. When you mess up with them, you discover their power. When right. your life crosses with them, you discover their power. What I realized is that in the United States, in particular, there was what I don't think you realize as a reporter is that there are certain parameters to what is acceptable reporting. And most reporters never bump up against those limits. Yeah. So you don't even realize they're there. But once you get into this weird world, you start to bump up against those limits. And then you get reaction in a way that no one tells you you're going to get that reaction. You start getting a reaction because you're not on the accepted highway, information highway anymore. You're somehow trying to get off the accepted conventional highway flow of information between the government and the press, and once you get off that, you get punished. And most reporters, they're just driving down that highway and they don't know it, and they never run up against that. And that's what when you realize there is this secret, silent, dark world out there that when you talk about it, people think you're kind of crazy. But I think that's also what makes WikiLeaks so important, and in many ways, many of the things that happened in your case, Jim, epitomize that. So whether you're talking about the fact that you were prosecuted to try and reveal your source, the fact that editors shut down important public interest stories about surveillance, those are two instances, which is why Julian Assange set up WikiLeaks, which is an anonymous system by which sources can provide information to journalists safely, whereby the journalist doesn't know who the source is, so cannot be prosecuted to identify that source, and provides that additional protection both to sources and to journalists, and a robust publication policy. Why did Chelsea Manning go to WikiLeaks? Because the New York Times would not have published it. And that's what makes WikiLeaks so dangerous, and the pushback is so hard, because it doesn't rely upon cozy relationships with government to obtain information. And sources give them that information because they know it's going to get published. Right. Yeah, one of the fascinating things that happened in the litigation that Stefania brought in the United Kingdom, and this was interesting to me because it happened with really no discussion, was that the Crown Prosecution Service, the Information Commissioner, who's also involved, and the tribunal itself, which is the British equivalent of a lower level court, everybody accepted and treated the case as though WikiLeaks was a media organization, and that's recognized in the judgment, and that there was a public interest in the work that WikiLeaks was doing. And as a lawyer that's interested in freedom of information in the United Kingdom, that at least gave me some solace, that there is a general recognition that alternative types of media, like WikiLeaks, where you are publishing source material in that way, is now a recognized form of journalism and counts at least as a media organization, and I found that fascinating. And yet, the UK government will not give an assurance to protect Julian Assange from extradition to face prosecution in the United States for publishing. And that's what's been most disappointing for me in terms of the media coverage of WikiLeaks, is the failure of other media organizations to take a firm stand in standing with WikiLeaks, understanding that
If WikiLeaks is prosecuted in the United States for receiving and publishing information, then that is a precedent that puts at risk all media organizations, traditional, mainstream, new media, online publishers. Everybody is at risk by this particular precedent. And the way in which it's been wielded, first by the Obama administration and now more worryingly by the Trump administration, an equal problem for free speech that I think we really must focus people's attention on. Now we want to hear from you. We have 5 minutes, very little time, but we would like to ask whether you have any question. Well, yes. Grazie, it's my turn. Hello, thanks very much. My name is Julie Pizzetti. I'm an Australian journalist and academic. James, I'm going to see you later today to talk about some of these issues, but one of the things that concerns me, and I'd like to hear you respond to about these issues, is the digital threat. The fact that you can now stand up in court and refuse to identify your source, but in a culture of mass surveillance and data interception and metadata handover, and the fact that we do digital journalism so prolifically now, it's created a whole new realm of risks. And I wrote a study for UNESCO looking at these themes, which was released last year. Your case was among them, James. So can you just talk a little bit about how those threats have changed and worsened over this period? Yeah, I mean, I think I think that one of the things that's interesting legally that I learned, I felt like I went to law school for 7 years. One of the things that was interesting was the government can get circumstantial evidence from cyber, you know, hacking or intrusion or court warrants of communications between a journalist and an alleged source. The question becomes, and so it's possible for them to get enough, possible in some cases, to get enough circumstantial evidence to get an indictment. But the question then becomes, is the metadata communications between an alleged source and a journalist enough to actually get a conviction? At least in the United States, where there's, you know, preponderance of you have to prove things beyond a doubt, a reasonable doubt. In my case, one of the arguments the government continued to use was they actually needed my testimony for that they had gotten metadata, and they'd gotten an indictment of an alleged source. But they had not, they felt they still needed my testimony. Ultimately, I never testified and they still want a conviction of an alleged source. But I think that's the real question, is metadata enough for them to win convictions? Or is it simply enough to conduct, you know, very intrusive investigations that then intimidate whistleblowers and convince them to cut plea agreements, things like that? And so that's one of the interesting questions. I'm not sure that we're at the point where metadata is yet enough for the government. I've had a lot of arguments with other journalists about that, about whether or not metadata is really the magic bullet for prosecutors that a lot of journalists think it is. But I'm still thinking about whether or not that's enough. Yeah, well, I mean, I don't know whether they know that your alleged source was basically sentenced to 3.5 years in prison, and they had no evidence apart the fact that they had communicated. So the metadata, when you call a source, when a source sent an email and a text message or a Signal or Telegram or whatever,
that create metadata, and that metadata links the reporter to the source forever. There's no way to erase that metadata. And that kind of metadata was used against your alleged source. Right, and I can't talk too much about that case, but I can say that in general, there is a, I believe that journalists need to work to improve their use of encryption, and me included. But you know, I tend to think that the best solution is personal meetings where you're off the grid is probably the best solution to avoid, you know, leaving electronic trails. Yeah. I'm not sure whether we have any other questions. It's enough. We have to leave. There's a guy back there. This wonderful. There's a guy back there. There's a guy raising his hand back there. Just to take that further, my name is Courtney Raj. I'm with the Committee to Protect Journalists and former colleague of Jim. Had no idea that was happening when we worked together. Do you think it is even possible? You're talking about metadata, but I think we're talking about all types of data, signals data, the digital detritus that we leave with our devices. And you're saying to go off the grid, but I think in a lot of journalism these days, you can't necessarily meet the source in person. If you're covering Syria, if you're using citizen journalists, for example, do you think that journalists can even make the guarantee to their sources these days that they can keep them secure? Because it's not like they even need to hack into anything, but your phone is leaving digital trails, they're pinging off of cell towers, you've got stingrays. Can we even say that journalism can protect their sources anymore? That's a really difficult question, and I think every reporter is asking themselves that now. And the danger is that you can become paralyzed as a reporter by those questions. You can't look into the future and say what the government is going to do in each case. I think the best thing to do is just try to be as careful as possible. But there's also the danger of letting the fear of government investigations hamper or paralyze us into not being as aggressive journalists as we should be. So it's a very difficult balancing act. There's no easy answer, except I think journalists have to continue to try to report on these things, try to be as careful as possible, but there's always going to be some element of risk, and that's the messy truth, I think. And try to be skeptical about government and believe that the government almost always lies to you to protect itself. Try to get factual information through whatever tools we have, like freedom of information. If the government can tell a reporter, you will never ever get these documents, and nothing happened, and the newspaper doesn't sue the government, the journalist doesn't go to court, well, the government understands that it's fine to go ahead and deny documents because nothing happened and no one challenged them. You know, this is set a bad standard in our democratic society. I think we're in a very difficult position where if we do our jobs, if you do your job well as a reporter today, you're getting spied on. And that's, so they're trying to force us to act like spies. And that's a really big change in the way reporters have to do their jobs. So thank you, and we have to close the session. Thanks to you. Hope you enjoyed the panel.